Innanzitutto buonasera, grazie di essere intervenuti così numerosi a questo roadshow organizzato da Il Bank. Oggi siamo alla quarta tappa di questo tour che è cominciato a Bologna un mese fa e terminerà a Bari a fine di novembre. Andremo a toccare un po' tutte le principali città sul territorio nazionale. Mi presento, io sono Martino Graziano, qualcuno di voi già mi conosce, ci siamo parlati prima, sono in Nubank dal 2003 e ricopro il ruolo di responsabile della clientela istituzionale della banca, quindi dei fondi, delle SIM, delle banche che a loro volta utilizzano i Nubank come propria per andare al mercato. Da settembre sono anche responsabile della clientela che fa trading retail, per questo è il motivo per cui oggi sono qua a presentare la banca e questo evento. Brevemente vi illustro l'agenda della giornata. Dopo una breve presentazione dei servizi offerti da Nubank, cederò la parola al collega dottor Petrucci, che vi mostrerà una demo della piattaforma Quick Trade, la nostra piattaforma proprietaria, e delle nostre app sul trading. Dopo l'intervento di Luca, interverrà la dottoressa Birto di Borsa Italiana. La dottoressa Birto si occupa di sviluppare il mercato dell'MTA e del mercato IDEM di Borsa Italiana e nello specifico oggi vi parlerà del mercato IDEM, dicendomi anche quelle che sono le ultime novità, proprio delle ultime di ieri, no? Proprio freschissime. Infine interverrà il dottor Ugo Girardi di Notorious Picture, che è una casa di distribuzione e produzione cinematografica che ha sede poi tra parentesi proprio qua a Roma, e sarà una presentazione interessante, molto, molto particolare. Prima di iniziare con la presentazione volevo semplicemente ricordarvi che alla fine dei nostri interventi ci farà piacere ospitarvi qua di fronte, dove abbiamo bevuto il caffè adesso per un aperitivo, dove saranno presenti anche il collega Calvo e Scarpino, per cui se aveste domande vi invitiamo a fermarvi con noi. Chi è Nubank oggi? Beh, siamo una realtà relativamente giovane, perché nasciamo 2 anni fa, nasciamo il 25 maggio del 2015 e nasciamo dalla fusione di due banche interamente possedute dal gruppo Bibanca, che erano la vecchia Nubank, banca puramente online, focalizzata sul trading, e UBI Private Investment, invece banca con una rete di promotori finanziari sul territorio e quindi diciamo più tradizionale. Dall'unione di queste due banche è nata la nuova Nubank Private Investment, che ci piace definire proprio la casa degli investimenti del gruppo Bibanca. Una realtà che ha saputo coniugare il DNA tecnologico della vecchia Nubank con la relazione umana invece tipica della UBI Private Investment, quindi della rete dei nostri consulenti. Vi do qualche numero che identifica meglio il perimetro della nostra società. Innanzitutto siamo orgogliosi di essere stati premiati un mese fa durante l'ITF, che è la principale fiera in ambito trading online in Italia, che si tiene tutti gli anni a Rimini. Siamo stati premiati per la miglior app sul trading del 2017. Invece il secondo dato rappresenta quello che è il peso di Nubank sul mercato nazionale, sul mercato azionario italiano, dove appunto Nubank da ormai una decina d'anni si attesta come il secondo operatore sul mercato per controvalori scambiati proprio sul mercato domestico. Questi altri numeri invece vi danno un'idea di quella che è la solidità della banca e la dimensione che Nubank ha oggi. Come potete vedere amministriamo quasi 13 billion di masse, abbiamo una rete di consulenti finanziari decisamente importante, abbiamo quasi 800 consulenti sul territorio, la campagna di recruitment è comunque in continua evoluzione, per cui da inizio anno abbiamo reclutato anche un'altra ventina di consulenti finanziari, quindi una rete che sta crescendo
a ritmi interessanti, e questo ci ha permesso nel primo trimestre dell'anno di raccogliere 360 milioni di euro in masse amministrate. Gli altri due indicatori, il Total Capital Ratio e il Common Equity Tier 1, invece vi danno un'idea appunto della solidità patrimoniale della banca. Sono due indicatori voluti, introdotti dalla normativa Basilea, che mettono in rapporto il capitale della banca rispetto alle attività di rischio della banca. In entrambi i casi siamo oltre il doppio rispetto al minimo valore imposto dalla normativa, quindi una realtà, come vi dicevo, dinamica ma anche molto, molto solida. L'offerta sul trading di Nubank è oltre ad essere molto completa, si distingue da quella della concorrenza perché dà la possibilità ai nostri clienti, con un unico conto, veramente di poter spaziare non soltanto su tutti i mercati mondiali, ma anche su diversi tipi di servizi particolarmente evoluti, quali il servizio scalper, il servizio derivati, che poi vi andrò a spiegare. Un'altra particolarità, anche due particolarità che ci piace sottolineare sul nostro servizio, è il fatto che per i clienti che ai fini MiFID sono profilati come professionali, diamo la possibilità di accedere al collocamento sul mercato primario delle obbligazioni. Questa è una cosa che pochissimi competitor fanno. Una cosa che ancora meno competitor fanno, invece, è quello di permettere alla propria clientela di vendere opzioni. Come sapete, chi acquista opzioni ha la possibilità, diciamo, corre il rischio di perdere il premio, mentre chi vende opzioni di fatto si espone a un rischio illimitato. Noi, grazie alla nostra struttura di risk management, diamo la possibilità alla nostra clientela anche di vendere opzioni. Poi collega durante la sua dimostrazione vi mostrerà anche in che modo e con quali vantaggi. Come vi dicevo, copriamo tutto il mercato ovviamente nazionale, sia cash che derivati, copriamo il mercato cash europeo e il mercato Eurex, quindi il mercato derivati tedesco, copriamo diversi mercati derivati americani, comunque i più liquidi, e ovviamente sugli stessi mercati copriamo anche la parte obbligazionaria. Alle mie spalle vedete uno schema che vi mostra che tipo di commissioni può pagare la clientela che opera con i Nubank. Come vedete non sono delle commissioni fisse, ma sono delle commissioni adattive, delle commissioni che si adeguano in base all'operatività del cliente. Quindi il cliente ha il vantaggio che se opera tanto all'interno del mese, il mese successivo ha la possibilità di scalare su una fascia commissionale più vantaggiosa. Con il Nubank è possibile operare oggi con tre piattaforme, tutte evolute, comunque, che permettono un trading di altissimo livello. La più importante, quella che vi mostriamo oggi, è la QuickTrade, è una piattaforma che abbiamo sviluppato noi internamente, una piattaforma che compie oggi 12 anni, quindi una piattaforma consolidata, assolutamente solida, mantenuta internamente in continua evoluzione. C'è ForTrader, che è sempre una piattaforma proprietaria, ma a differenza di QuickTrade non è un client, quindi non si scarica sul proprio PC, ma si accede tramite il sito. E poi c'è Sphera, che è una piattaforma terza, sviluppata e distribuita da Klein. Come vi dicevo, quali sono i servizi peculiari di Nubank per chi desidera far trading? Beh, innanzitutto il servizio scalper, quindi un servizio che dà alla nostra clientela la possibilità di operare in leva, ovvero di andare a maggiorare, aumentare il proprio potere d'acquisto. Un cliente, faccio un esempio molto pratico, con 10.000 euro sul conto, qualora aderisse al servizio scalper, ha possibilità di andare a fare acquisti fino a 75.000 euro, quindi per una leva 7,5. Ma una leva decisamente maggiorata per quanto riguarda il servizio super scalper, unica limitazione è che il paniere di titoli su cui c'è la possibilità di avere leva 20 è ridotto rispetto al servizio scalper. Stessa cosa sia anche sui derivati. Sui derivati il Nubank chiede un margine, ovviamente, a garanzia delle posizioni prese. Il margine che il Nubank chiede oggi è lo stesso che chiedono le casse, la cassa di compensazione e garanzia, le varie clearing house, quindi noi chiediamo maggiorazioni rispetto al margine della cassa. Nel caso del super scalper,
è possibile, su un numero, un paniere diciamo più limitato di strumenti derivati, avere margini ancora più ridotti, nell'ordine più o meno del 50%. Per sottolineare quanto crediamo nel trading online, che appunto, come vi dicevo, è ben fisso nel DNA della banca, mi piace mostrarvi quelle che sono le novità introdotte negli ultimi mesi, novità richiesteci dalla nostra clientela, le abbiamo selezionate fra N.000 richieste e le abbiamo dato in pasto ai nostri sviluppatori e diciamo da settembre dell'anno scorso ad oggi queste sono le principali. Il fatto che abbiamo lanciato, questo a dire la verità a marzo, le opzioni settimanali sul mercato Eurex, ci era stato domandato da diversi clienti e a marzo l'abbiamo rilasciato. Il fatto che da un po' di mesi è possibile negoziare sul mercato Sedex i certificati emessi da Unicredit e a breve rilasceremo certificati emessi anche da altri emittenti. Abbiamo sviluppato, come vi dicevo prima, un'app dedicata al trading che vi verrà poi mostrata sempre in diretta dal collega Petrucci. Abbiamo sviluppato la gestione automatizzata per i bonifici di capitale in modalità rolling, ovvero quelli altamente diluitivi. Da quando l'abbiamo rilasciata, un mese e mezzo, due mesi fa, non ce n'è ancora stato uno, quindi sappiamo che funziona, ma la nostra clientela ancora non ha avuto modo di utilizzarla. Stiamo facendo lo stesso sviluppo anche per gli aumenti di capitale in modalità account, per intenderci quello che c'è appena stato di Unicredit, piuttosto che quello che è in corso della nostra capogruppo. Abbiamo cambiato il broker che utilizzavamo sul mercato US per poter essere più competitivi nelle commissioni rivolte poi alla nostra clientela. Abbiamo fatto uno sviluppo importante, hardware e software, per quanto riguarda i grafici Reuters. Nell'ultimo anno avevano subito qualche piccolo rallentamento, siamo andati a intervenire in maniera massiccia e i clienti adesso ne beneficiano. Abbiamo rilasciato un'offerta commerciale dedicata al mercato dell'AIM, quindi il mercato della piccola e media impresa italiana, oggi rappresentata appunto dai nostri amici di Notorious, una promozione che tra parentesi scade a fine mese, ma vi anticipo che sarà rinnovata fino a fine anno. La promozione prevede la possibilità di operare su questo mercato pagando soltanto 2,95 euro ad eseguito. E poi in ultimo abbiamo rilasciato una serie di sviluppi evolutivi sulla piattaforma QuickTrade, più importante del quale probabilmente per i trader è il volume imbalance, che vi verrà poi mostrato dal collega. Per concludere, per chi ancora non fosse cliente Nubank, vi illustro quella che è la promozione attualmente in corso. Chi dovesse decidere di aprire un conto da oggi fino alla fine di settembre potrà ricevere in omaggio un iPhone 7, quindi un iPhone di ultima generazione, un premio diciamo del valore di circa 800 euro. Condizione per riceverlo è effettuare da qui alla fine di gennaio 2018, almeno 100 eseguiti, 50 dei quali fatti con la nostra app. Le commissioni a cui si accede sono assolutamente competitive, sono quelle mostrate in tabella, si entra nell'ultima fascia, quarta fascia, quindi per darvi un'idea 2,95 per chi opera sull'MTA. A questo punto cedo la parola al collega che vi mostrerà la piattaforma QuickTrade e le piattaforme mobile. Durante la sua presentazione guarderemo forse anche interattiva, per cui vi invito a alzare la mano, a fare domande se qualcosa non è chiaro o se avete delle curiosità specifiche su ciò che Luca andrà a mostrare. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Il mio nome è Luca, basta così, sarò molto meno istituzionale rispetto al mio collega perché a me preme molto due cose. Innanzitutto ringraziare coloro che partecipano, ma anche sottolineare un altro aspetto. IVBank è sviluppo tecnologico quotidiano costante, però secondo me, specie sul mercato italiano, dove il trading online non è realtà consolidata da anni, far vedere anche le nostre facce alle persone, quindi far vedere che sono persone dietro una banca online, male non fa.
e questo è un avvicinare, una banca online dove insomma la pecca maggiore può essere il non contatto fisico con le persone, può fare la differenza. Quindi anche questo percorso che noi faremo nelle principali città italiane, per farci conoscere, per far vedere alla gente che ci sono altre persone dietro l'istruzione, per quanto online, ma ci sono delle persone. Allora, noi avremo circa un'oretta a disposizione e il mio intervento si comporrà in questo modo. Nella prima parte parleremo della QuickTrade, la nostra piattaforma di punta, piattaforma client, può essere installata su qualsiasi PC. Dopodiché passeremo prima come piattaforma mobile al tablet, avremo uno strumento valido che ci consente di operare su qualsiasi mercato a qualsiasi ora, per poi finire con lo smartphone, strumento ormai diffuso capillarmente presso ognuno di voi e più delle volte non si può far nulla, quasi nulla, senza questo sia con noi. Di qui l'esigenza da parte dei clienti, il WooBank l'ha ascoltata e ha sviluppato un prodotto per qualsiasi tipo di cellulare e quindi con un qualsiasi struttura tecnologica che ci possa essere dietro, per venire incontro e rispondere alle esigenze di tutti i clienti di WooBank, sia adesso cassettista, quindi quello che lui che fa l'eseguito ogni tanto, sia esso anche il trader, quindi che fa tanti eseguiti durante la giornata, a qualsiasi ora della giornata, di cui l'esigenza di strumenti mobile, di cui poi parleremo. Allora, come vedete, effetto scenico importante, la nostra QT, sviluppata da anni anche sentendo e soprattutto sentendo le esigenze dei clienti trader, ci consente di monitorare tutti i mercati con la stessa liquidità. Ciò ci contraddistingue, infatti la presenza di un esponente di borsa italiana sottolinea il fatto che noi siamo aderenti ai principali mercati mondiali, sia se azionario, MTA, derivati idem sul nostro mercato quotidiano, ma anche CME, mercato americano, derivati, nonché equity, ed Eurex, mercato derivati europeo e anche quello azionario. Io ho dato una prima presentazione alla piattaforma composta da book in cui si possono evidenziare sia azioni sia derivati. Spero anche, avvicinate un microfono, per facilitare l'ascolto di coloro che ci seguono anche su online. Questo conferma di come la platea di WooBank è fatta di persone fisiche, persone che ci seguono in rete, ma anche consulenti, quindi l'offerta nostra è a 360 gradi. Allora, la visione può essere fatta attraverso il book così come watchlist. Quello che mi premeva come primo colpo iniziale qual è? La personalizzazione totale della piattaforma. Io posso disporne i colori, nonché a disposizione della finestra, all'interno della piattaforma, dove meglio credo. La personalizzazione va dall'aspetto caratteriale, con un semplice click in alto, adesso lo punto anche per essere un po' più chiaro, posso aumentare il carattere velocemente, questo a favorire magari coloro che da vicino non vedono perfettamente, con un semplice clic su questo pulsante posso ingrandire i caratteri, in modo tale che sia più leggibile e più facile la piattaforma. Posso seguire i titoli in diversi modi, partiamo dall'aspetto più semplice. Allora, la piattaforma si presenta all'apertura attraverso diversi aspetti. Io presenterò inizialmente il book. Book è quello strumento che ci consente di vedere i 5/20 livelli, poi ne spiegherò le differenze. Io praticamente per ora sto ingannando il tempo fino alle 18 quando il mercato apre e abbiamo una realtà sul quale verificare ordini, inserire ordini e monitorare posizioni. Ad ogni modo, per chi non è avvezzo alla questione book, il book non è altro che una situazione in cui viene presentata proposta in denaro, cioè coloro che acquistano, qui troviamo i prezzi sistemati per i vari tipi di riferimento, questi sono il numero di proposte in acquisto ai vari prezzi. A sinistra abbiamo le proposte in acquisto, a destra abbiamo le proposte in vendita. Mi scuso e sottolineo, se avete domande che possono interessare anche ad altri, fermatevi tranquillamente, prego, ottima iniziativa. Perché il burro, perché non può permettere di acquistare i decimali? Metto un ordine, sì? Sono i decimali, io non posso... Poi vediamo, allora, io infatti la premessa che volevo fare è questa, io ho un'ora, cercherò di dare alcuni aspetti caratteristici della QT, però la personalizzazione della QT è massima. Poi le farò vedere, magari se abbiamo tempo davanti a tutti, poi in platea separata sede, come può personalizzare qualsiasi tipo di ordine su qualsiasi tipo di strumento. Gli espone ai rischi, secondo qua? Dipende, dopo le faccio vedere alcuni stratagemmi che consentono di limitare i rischi, sia in termini di controvalore che sia in termini di quantità.
però ne posso garantire che ci sono dei filtri importanti, perché noi facciamo da tramite con borsa e rispondiamo noi degli ordini. Comunque i filtri ci sono e possono essere modificati a tutela del cliente. Rischio sempre di comprare a prezzo come fai il marchio. No, 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 sono due cose diverse, poi ne parliamo. Senza decimale. No, dopo ne parliamo, lo vediamo tranquillamente quando il mercato apre, mi consente di farle vedere alcuni aspetti che senza book valido non riesco a farle vedere. Abbiamo le proposte in lettere invece, divise per il tick con le quantità. Abbiamo una prima maschera, questo ovviamente è una fotografia in quanto il mercato è chiuso, aspettiamo l'apertura della fase after hour che è tra 5 minuti, in cui viene detto quantità massimo e prezzo minimo battuto, i controllori scambiati, riferimento, nonché io per esempio ho lasciato in portafoglio un titolo, che è Telecom. Dal book noi possiamo ricavare anche la quantità che ho presente in book, nonché il prezzo di carico e ovviamente l'utile o la perdita. Cos'è che voglio sottolineare o far concentrare la vostra attenzione? In un quadrotino di 5x5 io ho un book, ho il mio portafoglio, so cosa sto facendo il titolo, so cosa ha fatto di massimo e di minimo. È tutto concentrato in un fazzoletto, senza disperdere la mia attenzione su più finestre o più campi. Posso raccogliere questi dati per tutti i titoli che mi interessano. La compravendita, adesso procediamo con una configurazione di compravendita, poi appena apre il mercato andiamo pure sul mercato. L'impostazione dell'ordine può essere fatta in diversi modi. Parto da quella più semplice per poi affrontare quella magari un pelino più complessa, ma in realtà è soltanto una questione di prenderci mano, perché è abbastanza intuitiva e anzi secondo me pure più immediata. La quantità la impostiamo ovviamente nell'apposito parametro, supponiamo che ne voglio comprare 1000. Il prezzo posso scriverlo con la tastiera, quindi ci clicco sopra, sto valorizzando questo campo magari per le ultime righe, l'ultima platea. Posso invece scriverlo come cliccando sul book, clicco col tasto sinistro del mouse sul prezzo che mi interessa e questo si aggiorna in automatico. Faccio anche vedere, visto che adesso il mercato non offre la possibilità di operare, come accanto al book classico, 5 livelli che abbiamo visto fino adesso, che sto indicando, possiamo aprire anche il book profondo. Book profondo noi intendiamo book a 20 livelli che WBank dà a disposizione su qualsiasi strumento, quotato sul mercato italiano. A cosa serve? A coloro che fanno pochi ordini di controvalore modesto, o per loro insomma non rilevante, guardare un book a 20 livelli può non essere significativo. Per coloro che invece fanno grandi controvalori o tanti ordini al giorno, è importante per due ragioni. Primo, adesso il mercato è chiuso e vi allargo un attimino le colonne per essere più visualizzato il punto che voglio sottolineare. Immaginiamoci una marchetti aperti e poi lo vedremo perché tra poco apre, due minuti. I 5 livelli mi danno una visibilità del book limitata rispetto ai 20. Se notate, io lo sto facendo vedere su Telecom Italia, a 0,81 e 81,05 i volumi presenti in book sono nettamente più alti rispetto agli altri sui livelli. Questo cosa vuol dire? Che in linea teorica su questa soglia di prezzo c'è maggiore interesse in acquisto, ossia coloro che acquistano il titolo a questo livello sono molti, molte persone. Quindi è presumibile che, raggiunto questo prezzo, Telecom ci possa restare un attimo. Ed è questo il dato che al trader interessa. Vedere dove sono posizionati in un book oltre i 5 livelli gli ordini seri, grossi, istituzionali. Questo tipo di informazioni in un book classico di 5 livelli che possono dare molti broker è fondamentale, ovviamente per chi lavora in logica intraday. Su un ulteriore elemento che sottolinea questo tipo di book e che non fa notare invece il book tradizionale a 5 livelli è la presenza magari di salti di gap a livello di prezzo, ossia dei book che si possono creare tra un livello e l'altro. Come? Ve lo faccio vedere a livello immediato. Se noi andiamo a aprire il vertical matrix, che non è altro che questo book dove ci sono le sezioni contrapposte, abbiamo il lato di sinistro e il lato destro disposti su un'unica riga. Faccio vedere, che è molto più immediato. Proposta in acquisto, e dove vedete i buchi vuol dire che in questo settore, questi due livelli di prezzo, non sono presenti proposte. Chi utilizza questo book? Coloro, adesso il mercato è partito e anche più immediato,
Se qualcuno ne fa della sua priorità assoluta del trading l'essere il primo come proposta in denaro o in lettera, avere a colpo d'occhio un book dove ti fa evidenziare in modo immediato l'assenza di proposte, cosa che un book tradizionale o anche a 20 livelli non può lo mostra perché accorpa i tick, qui ti evidenzia anche se non ci sono proposte. Quindi un occhio non particolarmente allenato, non avvezzo a questo tipo di dati, qua non può coglierlo, qui lo coglie al volo. Quindi se io voglio andare a mettere in acquisto 0,82 perché vedo che non c'è nessuno, quindi se il mercato va a 0,82 io voglio avere l'acquisto, mettendo in prima proposta ho buonissime probabilità di andare in acquisto. Prego. Sapere sul vertical matrix non c'è la possibilità di vedere gli eseguiti a fianco, vero? Eseguiti no, gli ordini live sì, infatti adesso mettiamo un ordine e faccio vedere che cosa mostra il vertical matrix. Già che ci siamo, la domanda dimostra interesse, lo procediamo in automatico. Allora, anche qui l'impostazione, allora, ciò che potrà seguire il Wubank è la velocità. Un trader prima imposta l'ordine, quando vede l'occasione, quando vede l'interesse, insomma quando vede che c'è un qualcosa che possa generare profitto, agisce. La quantità è l'imposto prima, quantità netto 1. Abilitando il book, io cosa posso fare? Ho fatto un semplicissimo click a questa proposta, ho messo un ordine da un pezzo a questo prezzo sul mercato, lo faccio rivedere. Tasto sì, io non faccio nient'altro che un click sulla tastiera. Clicco laddove c'è il buco, quindi voglio essere il primo in questo livello, clicco sopra, nel campo buca, dove c'è il buco sul book, vado ad applicarci sopra, in questo caso lo farò a livello sotto, quindi 81,95 dove ancora non ci sono proposte, vado a fare un click, il book, rispondendo alla sua domanda, mi fa vedere che io ho due proposte in acquisto, magari non è visibile alle file più lontane, ma io ho due valori, 0 e 1, cosa vuol dire? La proposta è di un contratto, cioè di un contratto, di un pezzo, eseguito per ora nessuno, infatti la proposta iniziale è 0. Nel momento in cui avrò l'eseguito io trovo 1-1 e ovviamente si aggiorna il portafoglio. No, io gli eseguiti. Gli eseguiti, infatti abbiamo lo step dopo. Ora stavo facendo vedere come si lavora con un book, poi faccio vedere anche altre cose. Quello che ho inserito io sul book lo vedo qua. Vedo due ordini accettati dal mercato, 81,95 e 82. Quindi la gestione del book può essere fatta con un semplice click del mouse. La gestione degli ordini può essere monitorata in questo campo. Allora, qui abbiamo una serie di tipologie di ordini e voglio fare anche due tipologie di funzioni medesime ma di canali diversi, ossia la modifica dell'ordine, che può essere interessante per qualcuno, specie in apertura, può essere fatta in due modi. Cliccando su questo pulsante MKT che è verde, io cliccandoci sopra col mouse, il sistema mi dice che cosa vuoi cambiare, quantità o prezzo. Voglio modificare entrambi, ossia modifichiamo la quantità da 1 a 2 e il prezzo andiamo a abbassarlo. Quindi ho modificato la quantità, ho modificato il prezzo. Nello stesso ordine vado a cliccare, modifica, è istantaneo quindi voi non lo potete vedere, però la quantità è da 2 e 81,90, parliamo di centesimi il secondo. Quindi dall'uscita sul mercato è tutto, specie in determinate fasi del mercato. Altra cosa che volevo farvi vedere. Noi abbiamo due proposte in book, 81,90 e 82. Io vi ho fatto vedere la modifica dell'ordine dalla finestra ordini. Ma questa può essere fatta anche in altro modo. Come? Se io da book tradizionale vado a cliccare sul prezzo, quindi nella fattispecie 81,90, spero sia visibile, la manina c'ha una M sopra. Cosa vuol dire? Che il sistema ha preso in essere l'ordine a 81,90. Voglio modificarlo, quindi abbassarlo, vado a cliccare su 81,60, sempre sul book. Tasto sinistro del mouse, non c'è più il mio ordine. 81,90 è stato abbassato a 81,60, come con il mouse, il cosiddetto mouse trading. Io non scrivo più nulla, clicco. Quindi è una prima risposta alla persona che mi diceva rischio di fare prezzi sul mercato o sul market maker. Con i click sul book sono io che decido dove vado sul book. Arrivo, arrivo.
non corro di sbagliare il prezzo di uno 0, metto 90 o un 0.9000. Cliccando sul book verticale, in questo caso, e cliccando sul pezzo che mi interessa, il rischio di sbagliare è quantomeno diminuito. Ulteriore cosa, io per una questione dimostrativa, anche perché fa effetto in tutta onestà, ho tolto la conferma dell'ordine. Cosa vuol dire? Se io vado in strumenti, preferenze, e vado a rimettere mostra conferma cancellazione ordine, mostra di epilogo ordine, quando vado a fare gli ordini, qualsiasi tipo di ordine, vado a fare l'acquista, diciamo, il mouse trading immediato, cioè io ho sempre il cursore su acquista, quindi se faccio doppio clic sono sul mercato. Però con la conferma dell'ordine, che io ricordo a tutti i clienti e non clienti di mantenere almeno all'inizio per prendere dimestichezza con la piattaforma e essere un attimino più friendly con la piattaforma stessa, quindi cucire stanno un po' addosso, come io dico sempre, abbiamo questa ulteriore maschera in cui ti dice: sei sicuro di voler comprare un pezzo a questo prezzo? Sì o no? Se do l'acquista, ovviamente andrò sul mercato, e se invece do l'annulla, l'ordine non viene più presentato. Ulteriore aspetto che volevo far vedere: noi abbiamo sempre questi due ordini sul mercato. La cancellazione dell'ordine può essere fatta anche in questo caso in diversi modi. Se voglio cancellare un singolo ordine, seleziono l'ordine che mi interessa, nella fattispecie vediamo quello 082, la seconda riga, clicco sul pulsante, mi dice, perché io ho messo la conferma della cancellazione dell'ordine, sei sicuro di voler cancellare quell'ordine singolo? Ok, e abbiamo cancellazione. Ovviamente l'aggiornamento della finestra ordine immediata, cioè cosa vuol dire? Che l'andata al mercato, la cancellazione dell'ordine sul mercato da parte di Nubank è istantanea, si parla di 10 millisecondi. Un altro aspetto che invece volevo far vedere è questo: se io metto più ordini su Telecom, diciamo sempre con la mia bella conferma, 81 anche 30, sempre un altro ordine. Io ho questi tre ordini, voglio cancellarli immediatamente perché è uscito un dato, non lo so, il mercato sta crollando e voglio un attimino vedere cosa c'è sul mercato per prendere un attimino pratica, perché non sono le informazioni attualmente visibili. Se clicco su questo pulsante, cancello immediatamente qualsiasi tipo di ordine sul mercato, quindi non vado a cancellare ogni singolo ordine, ma li cancello tutti. Infatti, non ci sono ordini attivi sul mercato. Tanto è vero che laddove uno faccia molti ordini e quindi molte cancellazioni, alla fine della fiera, a un certo punto della fase del mercato, troppe informazioni possono essere ridondanti e quindi distrarre. Anche in questo caso il Nubank vi aiuta come? Attraverso la settaggio dei filtri io posso dire al sistema che cosa voglio vedere. Il mio suggerimento è, almeno inizialmente, lasciare sempre attivi ed eseguiti, perché i rifiutati piuttosto che gli eseguiti sono dati passati che a me non interessano, cercano soltanto di distrarmi. Quindi vado a togliere il dato che non mi interessa, do ok, notate come l'immediatezza è insomma, molto diversa. Vado a mettere un ordine sul mercato, ne vedo uno, è molto più chiaro. Eccolo qua. Quindi il filtraggio e la personalizzazione è massima. Un'altra cosa che volevo farvi vedere sempre dal book, magari può interessare a pochi o magari a molti, ma a cosa serve questo tipo di dimostrazione? Far sì o dimostrare a voi che la piattaforma è valida sia per coloro che fanno ordini ogni tanto, quindi fa l'acquisto oggi e poi vende tra un mese, ma è valida anche per coloro che fanno grossi volumi, e vi dimostro come. Allora, chiudiamo qualche finestra onde evitare di fare troppa ridondanza sul mercato. Allora, Telecom, book classico. Supponiamo che io voglia comprare non solo 1000 pezzi, ma bensì 2 milioni. Se io mi presento con questa quantità, su questo livello, specie in after hour, vi posso garantire, io non ho i soldi per farlo, se non lo dimostrerei immediatamente, se mi mettono un, non so, anche secondo o terzo livello con questa quantità, qualcuno, trader, lo vede subito e si mette davanti a me. Ci salta proprio. Questo perché? Vedi che c'è una proposta grossa in acquisto, c'è interesse sul titolo, anticipiamolo, mi metto davanti a me. Come si fa a ovviare questo tipo di problema, che è un problema per chi fa trading? E quindi sfruttare comunque un'occasione che lui vede sul mercato. Sotto abbiamo questo tipo di funzione, che è quantità visibile. La vado a selezionare, l'ultima. Spero che sia più chiara e evidenziato.
Cosa vuol dire? Se io la seleziono e metto questo campo non 2 milioni ma 100.000, quindi come vedete, lasciando stare che adesso la fase alter out di volumi sono comunque più bassi, però 100.000 pezzi su Telecom sono, diciamo, prassi, quotidianità, perché il controllo non è importante. Cos'è che invece cambia? Mettendo 100.000 qua e lasciando i 2 milioni sopra, io dico al sistema, laddove vado a cliccare, a comprare, infatti vi faccio anche vedere, vabbè, io non ho purtroppo dei soldi, il discorso è questo. Il sistema presenterà un ordine sul mercato da 100.000 pezzi, quindi la gente, io e altre persone, vedrà sul book 100.000 pezzi. In realtà l'ordine presente sul mercato è da 2 milioni. Come si fa a realizzare questo? Il sistema continuerà a buttare ordini da 100.000 pezzi a quel prezzo fino a quando non arriva la quantità di 2 milioni. Quindi cosa vuol dire? Supponiamo che arriva un grosso fondo, un grosso trader che voglia vendere 2 milioni di pezzi pensando di svuotare il book. Se io sono presente qua col mio ordine, il sistema in automatico, quindi non devo fare nulla, presenterà proposte da 100.000 pezzi fino ad arrivare a 2 milioni, alias 20 proposte da 100.000 pezzi. Una cosa che sottolineo, l'ordine è unico per il Nubank, non pagate la commissione per ogni ordine da 100.000 pezzi. Questa tutela del cliente si dà una funzione da istituzionale anche al privato. Perché la faccio vedere? Perché su Telecom, se uno deve vendere 100.000 pezzi o 500.000 pezzi, in fase di una non c'è nessun tipo di problema. Ma supponiamo un titolo un po' meno liquido, non so, De Lunghi, non so neanche quanto scambio, però De Lunghi, e io ne ho 10.000 perché ci credo, da 10 anni le sto accumulando e secondo me è arrivato il momento di chiudere la posizione. Se vado a mettere le mie 15.000 De Lunghi in book, lo muovo sicuramente. Con questo tipo di funzione aggiro il problema, cioè voglio vendere l'intera quantità ma non espormi completamente in book, o quantomeno non visibilmente. Ciò facilita la vendita del mio titolo. Questa è una funzione da istituzionale, o meglio, è un'operatività da istituzionale. Sono i cosiddetti ordini asteriscati o iceberg. Adesso non so se l'avete mai sentito, ma questa è operatività da istituzionale, e più né meno, che noi diamo nella piattaforma a disposizione dei clienti. Un'altra tipologia di ordine che può essere fatta con la QT è l'ordine condizionato, ossia, supponiamo come me, io ho 97 euro disponibili, magari guardando i giornali, facendo la mia cultura, seguendo un grafico, secondo me ci sono tre titoli che possono essere oggetto di mio interesse durante la giornata, ma non so su quale titolo lavorerò in giornata e se lavorerò in giornata. Quindi voglio monitorare tre titoli, ma non ho l'abilità per fare tutti e tre i titoli. Gli dico soltanto al sistema, guarda, nel momento in cui uno di questi tre titoli raggiunge un prezzo che secondo me è interessante, tu fai l'ordine sul mercato. Per aggirare il problema della liquidità, noi abbiamo gli ordini condizionati. Cosa sono? Sempre dal book tradizionale. Andiamo a esplodere questa finestra. E qui rispondo anche alla domanda che mi aveva fatto il signore sulla sicurezza, così prendiamo due piccioni con una fava. Non è questione di sicurezza, questo è proprio del sistema che dice che non può comprare... No, come mette entrare al mercato così? Allora, cioè, entrano meglio e non vanno a pregare. Allora, innanzitutto bisogna fare adesso, io, come dicevo, faccio una presentazione generica, perché il mercato è fatto... Non entriamo nello specifico. No, ma poi rispondo alla sua domanda anche in separata serie, magari per essere più precisi e puntuali. Il mercato è fatto di diversi segmenti. Alcuni segmenti prevedono che su determinati strumenti io debba colpire il market maker, cioè non mi posso mettere in book. Da regolamento, io, se voglio l'eseguito, devo colpire il market maker. Questa è un'imposizione. Poi ne parleremo in separata serie, ci faremo insomma due chiacchiere, due scambi. Però ci sono vari concetti che voglio far vedere. Nell'ordine condizionato io posso dire al sistema di mettere l'ordine sul mercato e soltanto se il prezzo viene raggiunto dal titolo. Ossia, tanto cancelliamo il nostro ordine su Telecom perché monitorarlo è sempre comodo, ma ammettiamolo, ok. Allora, voglio dire al sistema di comprare i miei 2 milioni di pezzi su Telecom se raggiunge gli 81,60, quindi mettere una proposta in acquisto a 81,60 su Telecom da 2 milioni solo se raggiunge questo livello, quindi non presentarmi il book, lo lascio sul server di Nubank, Telecom raggiunge quel prezzo,
avrò l'eseguito, quantomeno andrò in book, se mi evado la mia proposta avrò l'eseguito. Cosa faccio? Seleziono IV ultimo contratto minore uguale, nel campo sottostante, sopra vado a indicare il prezzo di mio interesse. Il nostro esempio era 0,3160. Anche in questo caso, mio verifica puntuale che dico a molti clienti, quando andate a scrivere voi qualcosa sul book, quindi il punto e la virgola è quello il grosso problema, per avere la conferma della bontà del dato che io ho scritto, come si fa? Se voi cliccate sulla freccettina di fianco, sopra e sotto, se avete scritto correttamente, il ticket viene rispettato, non viene sballato. Quindi cosa vuol dire? Che il punto e le virgole l'ho scritto correttamente. È una verifica immediata e insomma evita di risolvere eventuali problemi successivi. Condizione 81,60, voglio comprarmi 81,60, 2 milioni di pezzi. In teoria io non potrei farlo perché non ho liquidità. Ma se io vado a cliccare acquista, io ho un controvalore di titoli, come immaginavo. Allora, questa è un'utenza demo, ma intestata a me e c'è l'udito dietro che preme. Cosa vuol dire? Che certi quantitativi non posso farli. Però cosa voglio dimostrarvi? Che non verificando il parametro della liquidità, che io ho solo 100 euro, l'ordine viene preso sul nostro server e scaturito. Ve lo faccio vedere con prezzi più bassi. Se invece 2 milioni ne metto 10.000, l'ordine è in attesa. 10.000 pezzi sono 8.000 euro. Io 8.000 euro non ce l'ho. Quindi dovrebbe essere rifiutato. E il discorso che facevo prima. Supponiamo che di 100 euro ne abbia 10.000. E voglio comprare un titolo, la mia scelta va da Telecom, Geox e, non so, De Lunghi, teniamo l'esempio di prima, non so quale titolo seguirò durante la giornata, però voglio mettere l'ordine, in modo tale che se il mercato raggiunge quel prezzo, io voglio andare sul book. Con questa funzione io metto tre ordini, uno su Telecom, se volete lo facciamo così magari anche un po' più veloce e immediato. Andiamo su Unicredit. Allora, abbiamo l'ordine in attesa, lo evidenzio, così più immediato e leggibile, su Telecom. L'ordine in attesa, sul nostro server, se il prezzo di Telecom va a 81,60, io avrò in book. Voglio comprarmi anche 1000 Unicredit, o meglio, vorrei comprare Unicredit solo se raggiunge anche in questo caso, non so, 15,77. Lo scriviamo qua. Quindi condizione 15,77, prezzo di 15,77, quantità 1000. Vado in acquisto, due ordini in attesa, uno da siamo 15.000 euro, l'altro da 8.000, totale 22.000 euro, io sempre nel mio 100 euro. Quindi se io ho 10.000 euro e uno dei due prezzi viene battuto sul mercato, l'ordine prende e va sul mercato. Nel caso in cui la domanda che può essere fatta al cliente è: ma se anche l'altro titolo raggiunge quel prezzo, il secondo ordine sarà rifiutato perché io non ho la liquidità. Quindi io metto i miei tre ordini al mattino, devo andare in ufficio, non so su quale titolo entrerò, ma uno dei tre raggiunge il prezzo, o quantomeno uno raggiungerà il prezzo prima degli altri, bisogna vedere quando c'è sul mercato, la mia proposta va, è gestito dal nostro server. Voi chiudete la macchina, andate a lavorare, andate a prendere i figli, quello che è, l'ordine è sempre presente sul nostro server. Se si realizza la condizione, l'ordine fa sul mercato, gestione. Come si aggira il concetto di liquidità? Con gli ordini condizionati. Verificano il campo liquidità solo se raggiunge il prezzo del titolo. Sembra una cavolata, ma chi segue più titoli e non ha tanta liquidità, secondo me questa funzione può essere la differenza. Laddove c'è interesse, laddove c'è il prezzo da me richiesto, che io spero ci vada il titolo, l'ordine si attiva e va sul mercato. Un'altra cosa che voglio farvi vedere, anzi, già che ci siamo qui, sottolineiamo anche un altro aspetto, classico errore che si può realizzare per i nostri clienti. Questi ordini qua che sono in attesa, la cancellazione che abbiamo visto prima, col pulsante in alto, la cancellazione totale, ci dice, lo vediamo, non ci sono ordini cancellabili. Ed è vero, ossia, questa funzione di cancellazione totale vale solo per gli ordini sul mercato. Gli ordini sul server, quindi il server di Nubank, deve essere cancellato singolarmente. Quindi ci vado sopra, cancello l'ordine, diamo l'ok. Quindi ricordiamoci, gli ordini condizionati sul server, residenti sul server di Nubank, la cancellazione deve essere fatta
dalla finestra ordini ogni singolo ordine, perché non sono ordini sul mercato, si cancellano solo gli ordini sul mercato. Una cosa importante. Vediamo un altro aspetto invece importante, che questo secondo me è valido per moltissimi clienti. Ho il titolo in portafoglio, non posso gestirlo quotidianamente, voglio andare a mettere però un livello di stop, quindi cosiddetti stop loss, a tutelarmi se il titolo dovesse scendere, e ovviamente anche, speriamo di averci visto bene, che sia stato bravo, barra fortunato, chiamiamolo come vogliamo, tirare sul profitto se il titolo sale. Come si fa? Molto semplice, il titolo è presente in portafoglio, se ne ho più di uno basta selezionare il titolo, tasto sinistro del mouse, poi col tasto destro, sempre sul titolo selezionato, che nella fattispecie evidenziata in giallo, apriamo un menu a tendina, Take Profit Stop Loss, traduzione, stappiamo le perdite, tiriamo sul profitto, selezioniamo. Cosa c'è di importante, interessante e anche semplice? Primo, la quantità presente nel portafoglio, la fattispecie è 2, viene riportata in automatico dal sistema, io non scrivo niente, quindi si evitano problemi, errori. I parametri di condizione, ultimo contratto maggiore o uguale o ultimo contratto minore o uguale, anche questi escono di default, anche questo a evitare potenziali errori. Andiamo a compilarlo. Allora, noi abbiamo il titolo in carico 84,5, da dove lo vediamo dal portafoglio, ma lo vediamo anche se trasciniamo il titolo all'interno del book. Questa è la leggibilità dei dati, è diverso i campi, ognuno sceglie dove realizzare o vedere il campo che gli interessa. Torniamo alla nostra maschera. Allora, noi abbiamo il prezzo di carico di Telecom 84,5. Partiamo dallo stop loss, cioè a che livello vogliamo chiudere la posizione in perdita, ma stoppiamo la perdita e quindi i soldi tornano sul conto corrente. Abbiamo 84,5, andiamo a stopparlo a 81. Dove andiamo a scriverlo? Qua. Ah, diciamo, se Telecom va a 0,81, lo indichiamo qui, voglio chiudere la posizione come? Allo stesso prezzo? Anche in questo caso scriverò 0,81, campo sottostante. Telecom a 0,81, vendo i miei due pezzi a 0,81. E qui parliamo di stop loss. Andiamo a take profit, cioè sono stato fortunato, bravo, voglio andare a chiudere, quindi tirare sui soldi che ho guadagnato. Allora, andiamo a metterci in vita 0,85. Io posso indicare o come nello stop loss un limite del prezzo al quale sono disposto a venderlo, oppure scegliere anche un tipo di funzione diversa, ossia al meglio. Esplodo la finestra, seleziono al meglio. Vantaggi e svantaggi, ve l'ho fatti vedere, cioè io ho impostato non a caso questo tipo di maschera, perché se io indico un limite di prezzo, Telecom va a 0,81, io vado in vendita a 0,81, se non c'è alta volatilità sul mercato e non è successo nulla, dato l'esiguità del mio ordine, 99% delle volte ho l'eseguito, ma se c'è movimento, succede qualcosa, io rischio di andare sul book ma rimanere lì. Perché? Perché non ho avuto l'eseguito. Devo sperare che il titolo o ritorni a 0,81, che qualcuno compri a meglio, insomma, io devo vendere. D'altra parte però la sicurezza del prezzo, cioè io dico oltre 0,81, quindi il prezzo di base, io non voglio vendere. Cioè sono disposto ad andare oltre quel limite? No. Campo a meglio invece, dico al sistema, tu mi chiudi il titolo, non mi interessa il prezzo, io voglio chiudere il titolo. Quindi il vantaggio qual è? Ma sicurezza maggiore, dicendo al sistema tu vendi a qualsiasi prezzo, la probabilità di aver eseguito è, dico, 99%, a poco ci manca. Non sappiamo però a che prezzo andiamo a venderlo, perché io ho detto al sistema mi fai 0,81, scusate, 0,85, no? 85 take profit, me lo vendi a mercato. Anche qui, se il titolo è liquido, se i prezzi sono pochi, se non sarà 0,85 sarà 0,84,95 o giù di lì. Però magari in determinate fasi del mercato, determinate uscite di notizie, mettere al meglio può salvare. Quello che voglio sottolineare qual è? Che non abbiamo una certezza del prezzo, può essere più basso, uguale, più basso, non lo so, però dovremmo chiudere il titolo. Anche in questo caso io vado a dare un ok, ho messo la conferma, quindi ricapitolo né più né meno quelli che ho messo nelle impostazioni dati, quindi abbiamo lo stop loss, abbiamo il pay profit, il minore 0,1 lo vendiamo allo stesso prezzo, pay profit maggiore di 0,85 lo vendiamo a meglio. In via. Noi abbiamo questi due ordini in attesa collegati, uno lo stop e uno il take. Quindi, chi ha un titolo che non riesce a monitorare perché va in giro, lavoro, famiglia, via dicendo,
imposta la quantità che vuole vendere al prezzo che vuole vendere. L'ordine può essere fatto in giornata per più giorni. Quindi a tutela dei clienti, sia adesso un trader, sia adesso un cassettista, la piattaforma risponde a tante esigenze, tutte attraverso la stessa piattaforma. Questo, tornando al discorso che facevo inizialmente, la QT è talmente personalizzabile e sfruttabile a talmente tante funzioni che rispondono alle esigenze sia del piccolo trader che del grande trader. È un prodotto valido in tutte le fasi del mercato e in tutti i mercati. Cancelliamo sempre i nostri ordini, anche in questo caso ricordo, essendo ordini in attesa, quindi sul server Wubank non dobbiamo cancellarli dall'ordine totale, cancellazione totale sopra, ma ogni singolo ordine. Quindi cancelliamo, diamo l'ok. Cancellazione immediata, gli ordini non sono più sul nostro server. Quindi anche se spegnevo il PC, sottolineo, gli ordini sono sempre gestiti da Wubank. Ah, un altro aspetto che io in genere tendo a sorvolare, che invece è valido perché so che lo uso in tantissimi, l'aspetto grafico. Allora, le personalizzazioni, così come le funzioni, così come lo sfruttamento del grafico, sono infinite. Vi faccio un esempio. A parte l'aspetto colori dello sfondo, colori delle barre, piuttosto che del carattere e dimensioni, possiamo scegliere un grafico lineare, piuttosto che candele giapponesi, piuttosto che singole candele ma senza la barra di profondità. Possiamo tracciare trend line, sia adesso di supporto di tendenze. Possiamo estendere il time frame intendo l'orizzonte della candela che a me interessa visualizzare nel grafico, può essere intraday o multiday. Come? Se vado a seguire una candela da minuti, vado a vedere ogni singola candela che si viene prodotta all'interno della giornata. Facciamo un esempio di 5 minuti, selezioniamo, io mi preferisco le candele per mia personale visione, e mettiamo gli ultimi, non so, 10 giorni. Quindi ingrandiamo l'impatto visivo. Cosa dice il sistema? Ogni candela è da 5 minuti e mi dice le ultime candele da 5 minuti sviluppate sul titolo negli ultimi 5 giorni. A cosa serve? Io non sono un grande graficista, però mi rendo conto, e potete rendervi conto anche voi, come anche in una logica di intraday si possono verificare o comunque evidenziare determinati livelli di supporto e resistenza. Cosa vuol dire? A colpo d'occhio, se uno va a tracciare una retta o una linea che per si voglia, è abbastanza visivo come questa soglia di prezzo per tele, come in questi ultimi 5 giorni, come riscontrato una resistenza, cioè il titolo è riuscito a sfondare questo prezzo. Infatti ogni volta che si è avvicinato è sceso. Stesso discorso, andiamo a vederlo, possiamo farlo anche come supporto. Stesso discorso qua. Ovviamente queste qui non sono regole scolpite sulla pietra, perché abbiamo notato come qua ha bucato il titolo, poi c'è ritornato. Però si può notare come, tracciando alcuni livelli, e questo l'aspetto grafico di QT ve lo consente, si possono rilevare prezzi interessanti. Questo sia in una logica intraday che in una logica multiday. Infatti noi abbiamo visto i primi 5 minuti, vedete che la barra che ho tracciato prima sui 5 minuti bene o male torna anche sul livello daily. Ribadisco, fortuna o no, certi prezzi dai titoli vengono sentiti. Con l'aspetto grafico che QT offre ai propri clienti, fa parte del pacchetto, non c'è nessun altro ulteriore costo, il cliente identifica i famosi prezzi, i famosi ordini, vi facevo vedere prima sui 20 livelli, dove c'è interesse, dove ci sono le proposte, uno va a sfruttare questi tipi di livelli, sia a ribasso sia a rialzo. Un aspetto grafico magari è più immediato rispetto a un book, però quello che voglio farvi vedere, capire e dimostrare è che uno utilizzi un book, che uno utilizzi un grafico per determinare determinati livelli interessanti per un titolo, è al cliente, sta a lui. Noi diamo gli strumenti e il cliente che sceglie uno strumento piuttosto che un altro. C'è chi guarda soltanto il grafico e chi guarda soltanto il book. Quello che voglio dire è che la QT offre entrambe le cose e il cliente sfrutta quello che ritiene più opportuno o per lui più immediato. Adesso poi meglio o peggio, secondo me non ha molto senso parlarne, però il pacchetto che dà i trader ai trader, più o meno essi i trader, quindi che danno tanti ordini piuttosto che meno ordini, è a 360 gradi. Ora invece, visto che sono già i 30, ci rimangono non molti minuti, quindi 20 minuti, passeremo a quelle che sono... Prego. Prima che chiude, per il grafico, che profondità ha la storia?
dipende dal time frame che utilizziamo. Facciamo un esempio. Se io lascio daily, era giusto per dimostrare una cosa. Se io lascio daily, il sistema in automatico ti dice massimo, andiamo a selezionarlo, perché anch'io non è che so memoria tutti i titoli, poi dipende se sia un titolo o un indice. Qua andiamo al 2007, daily, non si vede, magari qua, ma non posso garantire che c'è scritto 2007, quindi 10 anni circa. Ovviamente se io vado a cambiare il time frame, invece di mettere un daily metto un'ora, anche in questo caso andiamo a esplodere quello che è l'aspetto massimo e andiamo al 2016, quindi se voglio una candela da un'ora si va indietro di un annetto circa. Quindi in funzione del time frame che vado a selezionare, il sistema in automatico si autoconfigura come quanto storico vado a ripescare. Ovviamente laddove vado a prendere invece un weekly, quindi ogni candela una settimana, secondo me si andrà parecchio indietro, parliamo del 2002. Quindi dipende che orizzonte temporale vogliamo monitorare, se è un'ottica intraday, se è un'ottica daily o settimanale. Il sistema in automatico si autoconfigura in funzione di quello che è il time frame scelto. Perdonate l'inglesismo e sbaglio. Time frame è la candela che voglio dire giornaliera, settimanale, mensile. In base a quello il sistema in automatico sceglie, va indietro di quanto è il database presente sui nostri sistemi. Sottolineo, il pacchetto grafico fa parte di QuickTrade. Non è un elemento aggiuntivo che molti chiedono, assolutamente personalizzabile in termini di colori, caratteri, studi grafici. Faccio vedere solo una cosa velocissima. Questi sono gli oscillatori presenti e personalizzabili ognuno e sono uno dei 5 link a disposizione. Saranno centinaia, perché chi guarda il Mac, chi guarda la media mobile, chi guarda il supporto, chi le medie esponenziali. Cioè le esigenze sono tante, le peculiarità di ogni trade sono diverse, il WBank attraverso QuickTrade cerca, secondo me noi siamo anche riusciti, a soddisfarle tutte. Vediamoci un aspetto pratico. Allora, questa piattaforma che non abbiamo visto finora è sul PC. La vita ormai è diventata frenetica, non quasi mai, a meno che non si parli di lavoro, uno sta sempre sul stesso posto per più di 3-4 ore, deve andare a fare un'attività che la porta fuori dal suo PC. La posizione però sul mercato e voglio monitorarla. Magari una volta si faceva con un telefono, chiamando il vecchio borsino o ufficio titoli. Ora come si fa? Grazie alla valida collaborazione del collega, attraverso questo strumento che adesso proietteremo anche sulla schermata. Allora, io mi rendo conto che noi diamo molte cose per scontato, però quello che voglio far vedere io è che in 10 anni, se passate da un ufficio titoli, cioè se andava nel sportello fisico, si chiamava per mettere un ordine, quindi si passavano ore da quando uscivo in casa a quando si metteva un ordine, a questo tipo di funzione. Cioè uno strumento, poi vedremo anche quello su smartphone, che mi consente a colpo d'occhio di avere una prima panoramica. Allora, io per esigenze di tempo ho già messo una serie di indici titoli che a me interessano. Dato che siamo soltanto in fase after hour, ho messo derivati esteri. Questo sottolinea due cose. Primo, che con la stessa liquidità, con il WBank, voi fate azioni, fate obbligazioni, ma fate anche derivati, volendo. Secondo, potete decidere voi cosa volete vedere a colpo d'occhio. Cioè a me vedere tutto l'indice MI40 italiano non mi interessa. Io voglio vedere i miei 4 o 5 titoli, o che in portafoglio, o cui sono interessati all'eventuale acquisto. Li creo, li metto dentro. Come? Nella market che mi sono creato, basta cliccare, questo anche per una questione semplicità della piattaforma. Cerco e spero, mi chiedo scusa se userò inglesismi, non voglio usarli. Cliccando sul più, in una della casella, andiamo ad aggiungere un singolo titolo. Se facciamo contento la nostra società, andiamo a vedere il titolo UBI. Mettiamo il codice. Simbolo. Io ho messo il simbolo per una questione di velocità di esecuzione. La ricerca può essere fatta per ISIN, per descrizione, come meglio ritenete opportuno. Andiamo a cercarlo. UBI, abbiamo trovato. Ci clicchiamo sopra. Quindi ho prima cliccato su cerca, vado a cliccare su questa freccettina che me lo va a inserire all'interno della mia watchlist. Eccolo qua. Ho inserito il titolo nella lista. Per toglierlo, tanto per vedere alcuni passi più importanti e più immediati, vado a cliccare sul pulsantino di ingrimaggio e dice cosa vuoi cancellare? Clicco sulla X e vado a cancellare degli strumenti. Non so, non mi interessa l'euro-dollaro, questo strumento. Clicco sulla X. Sei sicuro di rimuovere il titolo? Sì.
e lo cancelliamo. Quindi non si scrive niente, si clicca tutto su una tastiera. Parliamo di un tablet che adesso più o meno abbiamo a disposizione tutto, e monitoriamo qualsiasi tipo di dato e mercato. Ma abbiamo anche in questo campo qui iniziare il portafoglio, che mi indica cosa sto guadagnando, cosa sto perdendo, qual è il controvalore attualmente investito. E questa piattaforma, secondo me, è valida anche per coloro che fanno posizioni. Io in qualsiasi momento posso determinare di vedere determinati titoli, magari quando sono i dati di bilancio e io non posso stare davanti a un'impostazione d'ufficio. Gli ordini li posso monitorare. Io non ho messo nulla proprio perché voglio far vedere come anche la velocità e la semplicità di andata al mercato. Abbiamo le statistiche di mercato, mi fa vedere la ricerca per migliori, peggiori e più scambiati. Abbiamo anche una componente news, dove vengono riportate tutte le news attualmente presenti sul mercato, tutto in real time. Andiamo a fare l'ordine. Tutti gli strumenti di negoziazione, nonché di operativi, li possiamo trovare in questa barra, il più semplice. Andiamo dall'overview, la finestra che stiamo guardando, possiamo passare alla watchlist, anche in questo caso. Watchlist che io ho personalizzata e caricata. La personalizzazione della watchlist potete farla sia dall'iPad, sia dallo smartphone e sia dalla vostra area privata. Quindi io cosa posso fare barra sottolineare? Mi faccio una watchlist quando sono tranquillo a casa, metto i titoli che mi interessano, io ho messo questi. Poi quando vado in giro con il mio tablet, con il mio smartphone, la watchlist che ho salvato dalla mia area privata ce l'ho già presente. Non è che devo rifare un'altra configurazione. Sono tante finestre che guardano sempre allo stesso contenuto, quindi non è che c'è duplicazione del lavoro. Salvo il mio lavoro una volta e lo ho su tutte le piattaforme, sia esso una tablet, sia esso client sul mio PC. Ok, andiamo anche sul portafoglio, andiamo a vedere cosa stiamo facendo e cosa stiamo realizzando. Cliccato sul tasto portafoglio, questo è presente. Cosa voglio fare? I tasti funzioni operativo è questo qui. Vado a cliccarci sopra e mi dice: cosa vuoi vedere? Dettaglio del titolo, alcune informazioni, cioè massimo minimo giornate, controvalori, leasing, robe generiche. Oppure vuoi andare in compravendita? Io non faccio altro che scorrere sul menu a tendina, non scrivo niente, questo per semplicità, perché quando si è fuori non si ha un mouse, non si ha tempo, bisogna essere veloci. Scorro, posso andare a vedere gli ordini, poi andiamo in compravendita, simuliamo questo ordine. Quindi seleziono compravendita, diamo ok, la finestra in automatico si apre. Quindi anche in questo caso abbiamo un dato generico rappresentante dall'ultimo prezzo, variazione percentuale e prezzo realizzato minimo e massimo. Abbiamo sempre il nostro book. Sulla parte di destra invece abbiamo la schermata operativa. Di default abbiamo quantità 1, prezzo al meglio. Basta cliccare su book, io sto per cliccare su 81,85, ultimo livello in book in denaro. Si è compilata la maschera a destra. Questo sempre per evitare errori di scrivere o sbagliare punti e virgole. Clicchiamo sul book, così evitiamo problemi e siamo più veloci. Allora, abbiamo la mia quantità, abbiamo il mio prezzo, in questo caso acquisto, vendi, acquisto, voglio andarmi in acquisto 81,85 sul titolo. Clicco. Anche in questo caso possiamo sempre togliere e mettere le conferme dell'ordine della cancellazione. All'inizio, per sicurezza, per rispetto dei vostri soldi, mantenetele, potete comunque toglierle. Riassunto dell'ordine: titolo, quantità, prezzo, controvalore, se do la conferma. L'ordine è andato sul mercato, andiamo a monitorarlo, andiamo sui tuoi ordini, ci clicchiamo sopra. Anche in questo caso, noi abbiamo fatto diversi ordini. Se siamo su un PC dove c'è spazio, è facile recuperare informazioni. Su un tablet piuttosto che sullo smartphone è più difficile. Il solito discorso del filtro. Clicchiamo sulla lentina, si apre un campo ricerca. Cosa vogliamo andare a vedere? Soltanto gli ordini attivi. Scorro, seleziono, cerca. Anche qua riduciamo sempre il filtraggio proprio per avere il maggior spazio possibile sulla lente. Io ho il mio ordine, live, sul mercato. Tutti gli altri che sono ineseguiti, cancellati, rifiutati, quello non li interessano, voglio soltanto il live. Ulteriore funzione, così come facciamo la modifica dell'ordine dalla piattaforma client, possiamo farlo anche dalla piattaforma su tablet. Le stesse funzioni che noi abbiamo sulla piattaforma più evoluta, possiamo avere anche sul tablet. Come? Il nostro tasto che ci consente di fare tutte le operazioni funzionali, ci clicco sopra, andiamo a fare la modifica dell'ordine, lo seleziono, do ok, e anche in questo caso come sulla Quick Trade. Che cosa vogliamo andare a modificare?
la quantità o il prezzo, entrambe le cose. Seleziono la quantità inizialmente, anzi lasciamo la quantità così, andiamo invece a metterci sul prezzo. Supponiamo che vogliamo andare anche a 0,81. Quantità l'abbiamo lasciata immutata, abbiamo abbassato il prezzo, modifica. Ci sarà la conferma, diamo l'ok. Torniamo sempre sui nostri ordini. Eccolo qua. Modifica dell'ordine con la piattaforma. Sono stanco, il titolo non va dal prezzo che mi interessa, voglio cambiare titolo, voglio cambiare strumento, insomma, le funzioni possono essere diverse. Andiamo a cancellare l'ordine, richiamiamo sempre la funzione, la seconda, revoca ordine. Lo selezioniamo, ok. Dice, sei sicuro di voler confermare? Revocato l'ordine. L'ordine è più presente sul mercato. Torniamo agli ordini. Facciamo sempre il nostro filtro, ulteriore conferma, vediamo soltanto gli ordini live, andiamo qua sugli archivi, lo seleziono, ok, cerca, togliamo la tasta mentina, non c'è nulla. Torniamo alla nostra portafoglio, e abbiamo sempre il titolo sul portafoglio, così come al nostro overview. Da dove era la schermata iniziale, che io consiglio a tutti di personalizzare per una semplice ragione. Seguite i titoli che vi interessano, non i titoli che non vi interessano, non richiedete banda, quindi se non avete flat, meno dati scaricate, meglio è per una questione di costi. Tant'è vero che noi abbiamo lasciato, me ne scuso se non l'ho detto inizialmente, il tasto push non l'abbiamo lasciato funzionare, ce l'abbiamo lasciato disattivato. E secondo me è una gran cosa, perché se io attivo il push, questo si aggiorna in real time. Qual è il problema? Che non tutti hanno una flat come scarico dati su un cellulare. Se io vado a mettere un push dove c'ho tanti dati, voi in un attimo consumate lo traffico dati e poi pagate tanti soldi. Quindi il mio suggerimento qual è? Lasciate l'aggiornamento, cioè il sistema non si aggiorna in automatico. Voi, cliccando su questo ricircolo, non so come chiamarlo, aggiornate il prezzo in real time, sapete il prezzo che fa in quel titolo, il che fa in quel momento il titolo, mettete l'ordine. Il flusso dati è interrotto, quindi non scaricate, non consumate banda. Quindi se non c'è un'ottima banda, se non avete un traffico dati limitato, rischiate di non pagare così troppi soldi. Ribadisco, se aggiornate, il prezzo è aggiornato in quel momento, ma non ho il flusso di dati, quindi non ho il rischio che mi butta fuori il sistema e limito i miei costi in bolletta, in poche parole. Cioè non toglie che se uno vuole avere i dati in real time, lo aggiorna, mette il push, un semplice clic sopra, e i dati si aggiornano in realtà. Negli ultimi 8 minuti lasciamo la piattaforma studiata per il sistema tablet e andiamo invece allo smartphone, che invece abbiamo praticamente tutti. È sempre con noi dal mattino alla sera, quindi usciamo. Ricordo sempre che l'inserimento di user, password e token per vostra sicurezza è obbligatorio, non può essere derogato, visto che ce lo chiedono alcuni clienti. Ma questo più che altro per la vostra sicurezza. Quindi, io non ho il tablet o smartphone. Sempre grazie ai colleghi, anche in questo caso avremo la proiezione dello schermo anche sul monitor a brevissimo. Scusate, ma intanto ci sono domande per la piattaforma tablet. Prego, prego, fate voi, prima. Aspetta, prima nelle varie piattaforme lei non ha parlato di GT Pro. Ok. Allora, volevo sapere se comunque è una piattaforma che utilizzate ancora, che intendete implementare, visto che la parte di Pro Real Time di grafica informativa è molto valida, però è un po' indietro rispetto a quella originale. Allora, grazie. GT Pro, perché magari non molti sanno di cosa stiamo parlando, è una piattaforma, un po' grafico più evoluto, nel senso che, grazie intanto, scusate, consente una personalizzazione di indicatori che un graphic tool normale non ha. Anzi, uno si può creare propri indicatori personalizzati, quindi farne uno a tutti gli effetti mio. Quindi, secondo la sua domanda è, c'è? Sì. E a pagamento è un pacchetto che viene richiesto. Io spero che ancora sia dentro. Ok, vi faccio vedere una cosa. Da grafici, se si nomina su... Ah, perché se, allora, al massimo, tanto è una fotografia, non c'è problema. Da grafici io richiamo un graphic tool che abbiamo di default
nella nostra piattaforma. Chi ha il GraphiTool, quindi lo richiede a pagamento, ha la funzione attivata, lo richiama a GraphiTool, GT Pro, perdonatemi. GT Pro però è un prodotto esterno. Se la società che lo produce, lo distribuisce, non fa aggiornamenti, questo sta a loro sviluppare il prodotto. Noi lo offriamo e lo offriremo. Gli sviluppi però sono a fare, tra virgolette, loro come società. Chi lo sceglie da noi, chi vuole fare proprio indicatori suoi grafici. Sottolineo però è un pacchetto a pagamento esterno. Lo diamo, lo daremo, ma esterno. E non rispondiamo ovviamente degli sviluppi perché non è il nostro graphic tool. L'altra domanda? Sì. Ci sono manuali utente? Arriviamo, era l'ultimo step che tenevo in, sul finale, anticipato da Noma benissimo, sul sito, poi lo farò vedere, finiamo il discorso sulle piattaforme. C'è l'area educational che proprio per le presenti e pressanti domande dei trader abbiamo fatto dei tutorial che spiegano a le piattaforme e delle piattaforme le varie funzioni, quindi le principali funzioni, quindi come si apre un book, come si configura un book, piuttosto che come si fa un grafico, o come si sfrutta la piattaforma per tablet piuttosto che per l'app. Poi facciamo vedere adesso. E proprio sul sito home page c'è l'area tutorial, perché la domanda che ha fatto lei ci hanno già fatto altri trader e finalmente abbiamo messo bello in evidenza su home page, così è chiaro e immediato. Veniamo noi invece, torniamo all'app. La configurazione, come notate, è molto simile, è qui una questione soltanto di spazio visivo. Avevamo prima una dimensione di 10x15, qui abbiamo una dimensione di 10x5, ma la struttura, l'operatività, nonché le funzioni è la medesima. Cioè, la barra invece di essere su un'unica riga, qui per esigenze di spazio, è su due livelli. La market view, questa conferma di quanto dicevo prima, io mi faccio la market view sul tavolo piuttosto che sul sito, ce l'ho su tutte le piattaforme, non devo fare il lavoro due o tre volte. Quindi andiamo sul nostro portafoglio, ci clicchiamo, cliccate sul portafoglio, apriamo il mio titolo. Anche in questo caso, voglio andare in compravendita, i dati, scusate, la configurazione della piattaforma, sia adesso sul tablet, smartphone, è la medesima. Quindi i tasti sono sempre uguali. Questi per facilitare l'apprendimento del cliente alle piattaforme. Una volta che io conosco la piattaforma sul tablet, conosco la piattaforma su smartphone. Cambiano soltanto le disposizioni, la struttura ovviamente esterna della piattaforma. Ma come vediamo, il pulsante è sempre quello, se io ci clicco sopra, ho sempre il menu di prima, quindi scorro, vado a vedere cosa mi interessa. Torniamo alla nostra compravendita, seleziono compravendita, andiamo sulla compravendita, quantità, prezzo. Voglio tornare indietro, non so, voglio andare a vedere gli ordini, mostra menu, anche in questo caso noi abbiamo ottimizzato gli spazi. Sulla piattaforma tablet è sempre presente la barra degli strumenti, sullo smartphone viene nascosta. Qualora la voglio vedere, mostra menu in basso e si riapre la barra degli strumenti. Questo è per una questione di uno smartphone, uno spazio utilizzabile molto meno esteso e quindi bisogna ottimizzare le funzioni. Ma in realtà la piattaforma è sempre la stessa, infatti se noi torniamo in overview, la schermata iniziale, viene più di meno quello che abbiamo su tablet. Quei miei titoli che mi interessano. Vogliamo tornare agli ordini? Andiamo, clicchiamo su ordini. Il sistema in automatico presenterà tutti gli ordini che abbiamo fatto oggi. Anche in questo caso, solita lentina, quindi basta, è molto semplice, una volta che si capisce in testa la piattaforma anche operare è molto semplice. Ci clicchiamo sopra, andiamo a vedere cosa voglio andare a vedere, tutti gli attivi ed eseguiti, i segni attivi, se ce ne abbiamo, seleziono, do l'ok, cerca, nascondiamo il campo filtra, come? Cliccando sulla lente, non ho ordini sul mercato. Quindi, cosa volevo dimostrare? Credo che anche l'immediatezza della piattaforma lo dimostri. Che io sia in ufficio, sia a casa, quindi abbia una postazione fissa mia, quindi sicurezza, piuttosto che un internet caffè, quindi bastante un wifi in albergo, in aeroporto, chi per, il monitorare la posizione del portafoglio attraverso tutti gli strumenti che noi offriamo è secondo me a 360 gradi. Se uno ha un tablet, o ha la piattaforma per tablet, se uno ha uno smartphone, cosa più plausibile perché è più diffusa, monitora, diffuso e diffonde gli ordini, nonché la loro modifica, su qualsiasi strumento attualmente offerto dal mercato. E sottolineo un altro aspetto che ci contraddistingue da molti operatori. Noi magari siamo arrivati un pelino dopo rispetto ad altri competitor, però qual è che ci contraddistingue? Lo sviluppo dei nostri tecnici ha fatto sì che qualsiasi infrastruttura ci sia dietro,
quindi per dare un'idea, Android piuttosto che Android, la piattaforma è valida su tutti i sistemi informatici. Quindi non c'è un problema, io ho questo cellulare piuttosto che un altro cellulare. È stato sviluppato per qualsiasi tipo di ad hoc per qualsiasi tipo di sistema. Anche questo tipo di dato, secondo me, può fare la differenza in questa fase del mercato, perché insomma l'offerta ormai è multipla, sia a livello di supporto tecnologico anche come dimensioni. Infatti, una cosa che non ho sottolineato, è stata configurata la piattaforma per ogni singolo schermo. L'adattamento è automatico, non devo stare io a restringere o meno i caratteri. Con questo io avrei finito. Prego. È possibile anche inserire ordini condizionati? Assolutamente. Tutto ciò che io faccio con una piattaforma è stata una prerogativa scelta dall'area trading. Ciò che faccio con una piattaforma lo faccio con un'altra piattaforma. Grafici? Grafici sì, ovviamente qui c'è dove è lo spazio. Cioè, vedendo un grafico a due, cioè, non so, un intraday ancora, andare a più giorni, non so che senso possa avere, anche solo in fisica, non di logica, proprio non riesco a vedere niente, è tutto concentrato, però in teoria sì, la risposta è sì. Poi domande puntuali le vediamo quando ci soffermiamo, io e i colleghi a disposizione per tutti. Io volevo sapere se si poteva operare in maniera simulata, cioè con un capitale simulato, facendo sì, compreso di spese e tutto quanto. Io adesso per esigenze di spazio non voglio dilungarmi, però sì, glielo faccio vedere tranquillamente, anzi avevo tre portafogli simulati, ma un'ora e io cerco di fare più cose, non dovete scusarmi. Dopo lo faccio vedere, non c'è nessun tipo di problema. Lascio la parola, non scappo, ve lo prometto. Ci sono. Bene, quindi dopo aver fatto anche la valletta per il mio collega, torno nella carica istituzionale e per presentare adesso la dottoressa Birtolo di Borsa Italiana che ci parlerà del mercato IDEM. Innanzitutto una domanda, chi di voi trada derivati? Okay. Allora io appunto oggi vi parlo di IDEM, che è il mercato dei derivati azionari di Borsa Italiana, quindi dove è possibile negoziare derivati su azioni e su indici azionari italiani. Vedremo quali strumenti si possono negoziare, chiaramente per motivi di tempo non potrò andare molto nel dettaglio, però vi faccio vedere dopo dove potete trovare maggiori informazioni. E cercheremo soprattutto di capire cosa fa l'investitore retail come voi su questo mercato, cioè cosa fa l'investitore, cosa trada su questo mercato e anche cosa fa Borsa Italiana per l'investitore retail. Allora, il mercato dei derivati nasce più di 20 anni fa, nel 1994, con il lancio del primo derivato, il future, sull'allora indice di riferimento del mercato italiano, il MIB30. Già all'epoca è stato un mercato pionieristico, in quanto è stato uno dei primi mercati di derivati azionari in Europa elettronico. Però sono passati appunto più di 20 anni, vediamo com'è il mercato oggi. Allora, innanzitutto da un derivato offriamo oggi una vasta gamma di prodotti che vi permettono di prendere delle posizioni sia sui singoli titoli che sul mercato nel suo complesso, lo vedremo tra poco. È un mercato che ha registrato un'elevata crescita in termini di volumi anche presso il settore retail. Per darvi un'idea, ogni giorno vengono scambiati contratti per un controvalore di 5 miliardi di euro mediamente. Questo è possibile anche, non solo ovviamente al lavoro che noi facciamo, di cercare di rendere il mercato liquido ed efficiente per gli investitori. Infatti uno dei nostri compiti è quello di cercare i cosiddetti market maker. Chi sono i market maker? Sono delle società che si impegnano in maniera continuativa a mostrare delle offerte di acquisto e di vendita per dei quantitativi minimi e con degli spread massimi stabiliti da borsa. In altre parole, la presenza di un market maker che cosa consente? Vi consente, nel momento in cui volete chiudere un contratto, di trovare una controparte che sia disposta a chiudere il contratto e che sia disposta a chiuderlo a dei prezzi sufficientemente aggressivi e per dei quantitativi minimi.
Su Idem ci sono oggi 24 market maker e il principale pool di liquidità per chi vuole negoziare derivati azionari, ed è tanto liquido il mercato dei derivati quanto anche il mercato azionario sottostante. Infatti una misura per valutare la liquidità, l'efficienza di un mercato azionario è il cosiddetto turnover velocity, sostanzialmente vi misura quanto velocemente, mediamente, l'intera proprietà di un'azienda passa totalmente da una mano all'altra. Questo vuol dire che è maggiore la velocità, più efficiente il mercato. Il mercato azionario italiano è quello che ha turnover velocity più alta a livello mondiale. Ora, perché vi sto dando tutte queste informazioni che vedremo meglio tra poco? Perché ci serviranno per valutare se effettivamente un derivato si presta ad essere utilizzato, ad essere tradato da un cliente retail, da un investitore privato. Però innanzitutto vediamo quali sono i contratti derivati. Allora, do un paio di definizioni perché appunto a parte qualcuno nessuno li negozia. Allora, i derivati sono dei contratti innanzitutto, sono di due tipi, future e opzioni. Nel future, quando voi comprate o vendete un future, vi state obbligando, prendete l'obbligo, a effettuare una compravendita ad una data futura, ad un prezzo stabilito oggi, su un certo quantitativo di una certa attività finanziaria, o anche un'attività reale in alcuni casi. Che cosa succede? Se io per esempio compro un future su Enel a 5 euro con scadenza agosto 2017, io sostanzialmente mi sto impegnando a scadenza a pagare 5 euro ad azione e a ricevere l'azione. Viceversa, se io vendo un future, mi impegno a scadenza a consegnare l'azione sottostante Enel e riceverò il prezzo pattuito oggi. Come vedete, si parla appunto di consegna dei titoli a scadenza. Questo appunto si dice che il future ha consegna fisica, il derivato ha consegna fisica, però è prevista anche per alcuni derivati il cosiddetto cash settlement, dove appunto il venditore, al posto di consegnare il sottostante, l'attività finanziaria, consegna, cioè paga il valore dell'attività finanziaria a scadenza. Quindi, ricapitolando, future, contratto di compravendita a termine che è negoziato su un mercato regolamentato, come per esempio Borsa Italiana, quindi viene garantito da una cassa di compensazione e garanzia dietro la richiesta di margini, ed è un contratto che ha caratteristiche standard uguali per tutti gli operatori. Se nel future io, comprando e vendendo un future, ho un obbligo, nel caso invece delle opzioni, che è l'altra, diciamo, categoria di derivati, ho invece un diritto. Chi ha un'opzione ha un diritto. Qual è questo diritto? Nel caso di una call, se io ho una call, ho il diritto di comprare l'attività sottostante ad un certo prezzo stabilito al momento della negoziazione del contratto, quindi posso comprare un certo sottostante ad un certo prezzo stabilito oggi, entro una data futura o ad una data futura. Se invece io ho una put, ho il diritto di vendere il sottostante entro una data futura o ad una data futura ad un prezzo stabilito oggi. Notate appunto che vi dico entro una data futura o ad una data futura. Non lo faccio per annoiarvi, ma perché è una differenza appunto della tipologia di opzione. Si parla appunto di stile americano e stile europeo. Questo perché ve lo mostrerò tra poco. Quindi queste sono le definizioni, vediamo appunto quali future e opzioni potete negoziare sul mercato. Derivati sull'indice FTSE MIB, quindi future e opzioni sull'indice FTSE MIB, che come sapete è l'indice di riferimento del mercato azionario italiano. Derivati su singoli titoli, quindi in particolare future su azioni italiane, sia con consegna fisica che cash settlement. Opzioni di stile americano, quindi quelle in cui l'esercizio può essere, il diritto può essere esercitato entro la scadenza, di queste anche settimanali, e opzioni di stile europeo, potete negoziare ed esercitare il diritto soltanto alla scadenza. Sono infine negoziabili anche future sull'indice FTSE MIB Dividend, future su stock dividend, e ci siamo allargati anche oltre il perimetro italiano mettendo in negoziazione dei future su azioni paneuropee. Vi farò vedere dopo dove potete trovare tutte le caratteristiche di questi future sul nostro sito internet. Vediamo quindi come sono andate le negoziazioni, come vanno le negoziazioni su questi prodotti. Allora, la slide dimostra i volumi dal 2013 al 2016,
vedete che mediamente nel 2013 venivano scambiati 130.000 contratti al giorno, nel 2016 mediamente 200.000 contratti al giorno, quindi vuol dire una crescita di oltre il 50% in 4 anni. All'inizio dell'anno tutti i mercati di derivati hanno avuto, come dice questo articolo di Global Capital, un crollo dei volumi, ma come dice lo stesso articolo, il mercato italiano ha risentito meno rispetto agli altri mercati di questo crollo. Ancora una volta a testimonianza che per i derivati azionari italiani il mercato locale, il nostro idem, è il mercato di riferimento. Possiamo fare vari esempi a riguardo, io per voi ne ho scelto uno, opzioni su Ferrari. Allora, su idem è possibile negoziare opzioni su Ferrari, come su idem anche su altri 15 mercati americani che trovate qui nella lista. Queste sono le negoziazioni, cioè dove i clienti hanno effettivamente tradato opzioni su Ferrari. Come vedete, quasi il 30% dei volumi è stato poi negoziato in Italia sul mercato locale. Questo dato, che già di per sé ovviamente è molto positivo, lo è ancora di più se paragonate le dimensioni totali del mercato italiano di derivati rispetto alle dimensioni totali di tutti i mercati che vedete qui nella lista. Mediamente su idem si scambiano circa 85.000 contratti al giorno, sui mercati americani 14 milioni di contratti al giorno, però se di questi 14 milioni di contratti prendiamo i derivati su sottostanti italiani, su azioni italiane, come nel caso di Ferrari, la situazione si ribalta e il mercato di riferimento, la liquidità è concentrata sul mercato locale. Ora, tutti questi concetti ci servono per entrare nel merito, appunto, su, abbiamo visto quello che avviene sul mercato, ma per capire che cosa poi fa effettivamente l'investitore retail su questo mercato. Allora, vi anticipo che il ruolo dell'investitore retail, cioè quanto negozia l'investitore retail, è una quota importante, fondamentale sul mercato italiano, questo tanto sui mercati cash quanto sui mercati derivati. È più accentuata la proporzione rispetto ai clienti istituzionali, la fetta di clientela retail in Italia più che all'estero. Questo da un certo punto di vista non ci stupisce, perché è anche proporzionale agli sforzi che noi facciamo come borsa per l'investitore retail, a dare supporto ad iniziative come questa, l'education per l'investitore retail, all'attenzione che poniamo al sito per dare delle informazioni di facile accesso e comprensibili. E noi stessi organizziamo un evento annuale che è la Trading Online Expo, che è appunto dedicato al trading online, un evento gratuito di 2 giorni che si tiene presso la nostra sede di Piazza Affari di Borsa Italiana. Sono 2 giorni con oltre 100 conferenze e seminari su svariati temi appunto temi finanziari, quindi che vanno da formazione finanziaria vera e propria, che sarà poi il tema di quest'anno, a temi più specifici quali tassazioni, eccetera. Quindi la collaborazione con i broker, i principali broker online, tra cui WBank, ci ha permesso di creare un database che viene aggiornato mensilmente, che ci permette di circoscrivere, di vedere i volumi del trading online dell'investitore retail. Perché questo è importante? Perché ogni mese riusciamo a capire che cosa sta facendo appunto l'investitore retail, cioè su quali prodotti sta aumentando l'interesse, su quali sta diminuendo, come va il mercato nel suo complesso. Che cosa è emerso di interessante? Primo punto che vi mostro appunto in questa slide è che nel 2016 i prodotti che hanno registrato una migliore performance in termini di volumi sono quelli maggiormente tradati dagli investitori retail, e quindi in particolare vedete il future sull'indice italiano che ha una crescita del 10%, le opzioni su FTSE MIB una crescita del 23%, le opzioni settimanali su FTSE MIB una crescita del 31%. Quello che però è secondo me ancora più interessante sono i dati di questa slide. Allora, per capirli facciamo una premessa. Sostanzialmente sul mercato è possibile negoziare in 2 modi. Uno, che è quello che il dottor Petrucci vi ha mostrato nella sua presentazione, dove sostanzialmente inviate degli ordini al mercato, aspettate di avere l'eseguito, quando appunto avete l'eseguito sapete di aver chiuso un contratto e non conoscete chi sia la controparte. Vi è tuttavia anche un altro modo di operare sul mercato, evidentemente poco utilizzato e poco adatto al cliente retail, maggiormente utilizzato invece dal cliente istituzionale, quindi dalle grandi banche per intenderci,
che consiste sostanzialmente nell'inviare degli ordini al mercato, dove questi ordini specificano anche chi sia la controparte. Questo cosa significa? Che due clienti, due banche, tra loro si accordano per eseguire un contratto, quindi si accordano sugli estremi del contratto, prezzo, scadenza, eccetera. Una volta che hanno definito appunto gli estremi del contratto, mandano degli ordini al mercato che sono destinati appunto per quella controparte specifica. Questo cosa vuol dire? Che questi contratti che vengono poi eseguiti provengono da ordini che non erano visibili a voi e quindi né tantomeno ovviamente credibili. Questo perché è importante sottolinearlo? Perché se io vi avessi parlato di un mercato in crescita, però evidentemente se questa crescita fosse venuta da ordini di questo tipo maggiormente utilizzati dalla clientela istituzionale, la conclusione sarebbe: va bene, il mercato è in crescita, ma non è un mercato adatto al cliente retail, perché il cliente retail non lo utilizza. E quindi questa slide cosa vi mostra? Vi mostra quanta c'è lo spaccato su alcuni contratti per il 2016 dei volumi che vengono dalla modalità che vi ho descritta, diciamo off book, e la modalità invece dei volumi che avviene attraverso la negoziazione che vi è stata descritta prima dal dottor Peducci. Quindi cosa vedete? Che opzioni settimanali su azioni italiane, 94% dei volumi è stato fatto sull'order book, 6% invece volume off book. Opzioni settimanali su FTSE MIB, 18% nella modalità che voi non utilizzate, 82% nella modalità che voi utilizzate. Future su FTSE MIB, 7% nella modalità che voi non utilizzate. Il mini future, che è il contratto che è stato pensato per la clientela retail, non ci sorprende che la percentuale si abbassa all'1%. Ora, perché vi dico che il mini future è un contratto pensato per la clientela retail? Perché il future, come vi dicevo prima, sostanzialmente il future su FTSE MIB vi permette di prendere delle posizioni del mercato nel suo complesso. Il mini future è stato un contratto che è stato lanciato successivamente, pensato per la clientela retail, perché replica sostanzialmente il future, funziona allo stesso modo, la differenza è che ha un valore 5 volte più piccolo. Perché? Come sapete, il FTSE MIB si misura in punti indice, quindi anche il valore del future e del mini future è espresso in punti indice, però il punto indice del future su FTSE MIB vale 5 euro, quello del mini future vale 1 euro. Quindi evidentemente è un contratto che è stato pensato per chi ha disponibilità economiche inferiori rispetto appunto ad una banca. Qual è stata la nota positiva del lancio di questo mini future? Che ha avuto e registra un livello di liquidità che non ha nulla da invidiare a quella del contratto principe. Tra l'altro questo è un risultato che non hanno raggiunto tutte le borse. Ci sono anche altre borse che hanno provato a lanciare un contratto che fosse pensato per la clientela retail più piccolo, ma non ha raggiunto gli stessi livelli di liquidità. Qui vi ho messo semplicemente due grafici, due screenshot dell'order book mentre preparavo la presentazione. Come vedete, i prezzi sono allineati. Qual è la novità di questi giorni di cui vi era stato parlato, accennato prima? Allora, la novità è che ad oggi voi potete negoziare il future, il mini future su FTSE MIB fino alle 17.50, quindi dalle 8.30 del mattino alle 17.50. Sostanzialmente, su richiesta soprattutto dei broker online e quindi anche di Ubank, che evidentemente aveva altre richieste dei clienti dietro, dopo tanto pushing abbiamo allungato gli orari di negoziazione del trading, che questo avverrà dal 3 luglio, quindi dal 3 luglio sarà possibile negoziare fino alle 20.30. Ora, che cosa c'è di positivo in questo? Ovviamente che potete negoziare di più, ma soprattutto potete negoziare quando l'America è aperta, potete negoziare più tempo, quindi se ci sono delle news durante la sera e volete cogliere delle opportunità di trading potete farlo, potete tradare quando il mercato after hour è aperto per fare eventualmente delle coperture. Quindi che cosa cambia per voi dal 3 luglio, cioè oltre al fatto che potete negoziare fino alle 20.30. Allora, questa slide riassume un po' quelle che sono tutte le specifiche tecniche,
che ho dovuto riportare per dovere istituzionale, però vediamo di fatto cosa cambia. Allora, da un punto di vista diciamo del trailer finale, non vi accorgete del fatto che passate dalla sessione diurna alla sessione serale, nel senso che il mercato sarà articolato appunto in due sessioni, la diurna che termina alle 17.50, la serale che parte alle 17.50 e finisce alle 20.30. Se voi mettete un ordine alle 17.30 o quello che sia durante la sessione diurna e alle 17.50 non è stato ancora colpito, rimane nella sessione serale e quindi può essere ancora colpito in quella giornata. Vi è un lieve cambio nella modalità di calcolo del prezzo di chiusura giornaliero che viene fissato dalla cassa di compensazione e garanzia e sulla base del quale vengono calcolati i margini. Questo prezzo è disponibile già alle 19.15, quindi mentre è in corso la sessione serale, il che vuol dire che nella parte serale della giornata voi negoziate sapendo già il prezzo di riferimento, quindi si presta diciamo più che altro un trading direzionale. Sono state previste ovviamente delle figure di market maker, abbiamo imposto degli obblighi più stretti in termini di spread rispetto alla sessione diurna, questo per incentivare la liquidità soprattutto all'inizio. Vi faccio quindi vedere, mi avvio al termine della mia presentazione, dove potete trovare maggiori informazioni. Io appunto vi ho dato un po' una carrellata degli strumenti, delle performance, però sul sito di Borsa Italiana trovate diciamo tutte le informazioni necessarie per cominciare eventualmente a tradare o comunque conoscere questi prodotti. Allora, sul sito di Borsa Italiana, borsaitaliana.it, in alto vedete sono indicati tutti i mercati, cliccate sulla parola derivati, vi si apre una schermata come quella che vedete nella slide. Cosa vi segnalo? Allora, innanzitutto nelle prime due colonne a sinistra trovate tutti i dati in ritardo di 15 minuti riguardo gli strumenti che sono in negoziazione, quindi quotazioni, volume, open interest, eccetera. Specifiche contrattuali, questo è molto importante se appunto non conoscete questi strumenti, perché vi vengono definite tutte le caratteristiche dei derivati, quindi quando possono essere negoziati, sottostanti, le scadenze, eccetera. Corporate action, le corporate action sono delle operazioni straordinarie sul capitale, aumenti di capitale, raggruppamenti eccetera. Quando questo avviene, queste operazioni hanno un impatto sui derivati, quindi noi dobbiamo modificare alcune caratteristiche del derivato per fare in modo che il diritto o l'obbligo del cliente che ha acquistato o venduto il derivato non cambi post corporate action. Quindi qui trovate sia la descrizione della metodologia se siete diciamo volenterosi, ma soprattutto gli avvisi con tutte le modifiche ai derivati mano a mano che avvengono le corporate action. Infine, questa parte qui che secondo me è molto interessante, se non avete mai negoziato opzioni, il Emotion Tool è sostanzialmente un software gratuito che vi permette di simulare il trading in opzioni, quindi potete calcolare il prezzo delle opzioni, la volatilità, costruire delle strategie. Vi invito ad utilizzarlo se volete un po' capire come effettivamente funziona il trading su questi derivati. Infine, sempre sito di Borsa Italiana, in alto a destra, cliccando su Borsa Italiana, potete vedere in questa parte analisi e statistiche, dove appunto vedete i volumi, le statistiche mensili sui vari mercati di borsa, avete anche dei dati giornalieri. Vi invito ovviamente a registrarvi sul sito di Borsa, gratuitamente potete selezionare le informazioni a cui siete interessati e riceverete così una newsletter sugli argomenti appunto di vostro interesse. Allora, nella mia breve, spero, presentazione ho cercato un po' di descrivere il lavoro che fa Borsa Italiana per sviluppare il mercato dei derivati azionari, quindi lancio di nuovi prodotti, miglioramento dei servizi come appunto l'estensione degli orari di trading, l'attenzione per l'investitore retail. Questo ha portato a dei risultati positivi ad oggi per il mercato, perché è un mercato che offre tantissimi prodotti, lo vedrete così, sì, ci sono circa 70 future su opzioni, 70 opzioni su single stock, eccetera. È un mercato che ha registrato un'ottima performance in termini di crescita e liquidità ed è soprattutto un mercato dove l'investitore retail gioca un ruolo fondamentale. Io vi ringrazio per l'attenzione, non so se avete domande specifiche sui derivati. Va bene, grazie.
Riccardi, che è il vicepresidente di Utopia Spiccio. Cominciamo con un video. Qui questa sera, ma l'ultimo non ce l'ha fatta e quindi lo sostituisco. Chi siamo? Chi è Notorious P.I.C.C.A.S.? E soprattutto qual è l'obiettivo che mi pongo nell'usare circa 15 minuti del vostro tempo? L'obiettivo che mi pongo è quello di raccontarvi più cose possibili, immaginando che non siate esperti, sul funzionamento dell'industry, del cinema. Probabilmente avete tantissime nozioni e conoscenze nel campo della finanza, dei tecnicismi finanziari, ma magari di cinema non siete esperti. Cercherò in 15 minuti di raccontarvi più cose possibili su come funziona l'industria e in particolare come funziona il business di Notorious Pictures. A questo aggiungo anche un desiderio, di farvi venire una qualche curiosità anche di come va il titolo di Notorious Pictures e magari ogni tanto accendere con una delle tantissime piattaforme che abbiamo capito possiamo usare anche sul titolo nostro. Allora, Notorious Pictures è una delle principali società indipendenti di distribuzione di contenuti audiovisivi, media, eccetera. Che vuol dire società indipendenti? Vuol dire che non è né una major, cioè non è Walt Disney, non è Fox, non è Universal e non è neanche una società appartenente al gruppo Mediaset o alla Rai. È indipendente, quindi è così. Ed è... Qual è il business che facciamo? Noi ci procuriamo dei diritti media e ce li procuriamo in uno di questi modi alternativi, che o comprando i diritti da un altro. Sappiamo che c'è un bel film, magari americano, andiamo in America o andiamo a un mercato, compriamo i diritti di utilizzazione di quel film per l'Italia. Oppure sappiamo che c'è un bel libro che è passibile di essere sfruttato per farne un film, fabbrichiamo un film. Oppure ci mettiamo insieme ad altri e mediante una coproduzione facciamo insieme un film. Queste sono le modalità principali per costruirsi una library che cominciamo a sfruttare. Prima di sfruttarla dobbiamo localizzarla, quindi se abbiamo comprato un film americano o un film francese dobbiamo doppiarlo e poi lo dobbiamo proporre al mercato con un'operazione di marketing, facendo la pubblicità, facendo fondamentalmente la pubblicità, promuovendolo come si fa con qualsiasi prodotto. Che si fa poi, quando io dico dobbiamo sfruttare i diritti economicamente, che significa? Significa che il film
andrà al cinema, significa che dopo essere andato al cinema il film verrà distribuito in home video, e quando dico in questo caso home video mi riferisco all'home video tradizionale, i DVD, una volta le VHS, i Blu-ray, quello che adesso si chiama home video fisico, che si contrappone all'home video liquido, che significa tutti i mezzi moderni di distribuzione di contenuti media. Dopo essere andati in home video, in alcune volte contemporaneamente, il film, l'opera, viene sfruttata nella pay TV, fondamentalmente in Italia Sky è premium di Mediaset, nella free TV, fondamentalmente in Italia principalmente Rai e Mediaset, poi con tutte le altre piccoli broadcaster, e poi tramite tutti quelli che vengono chiamati i diritti new media, cioè in pratica il video, diciamo tecnologicamente adesso esiste tutto quello che la fantasia può pensare che forse potrebbe esistere. Quindi un contenuto media può essere sfruttato in tutti i modi possibili e immaginabili. Un film si vede al cinema, lo stesso film si può vedere in televisione nei canali Sky tradizionali, quindi con un palinsesto, può essere visto sulla televisione libera, quindi Rai 1 solito come era 50 anni fa, si può vedere invece con un programma di subscription, quindi con un palinsesto da cui io scelgo, ma che poi mi consente la fruizione in qualsiasi ora del giorno e della notte. Si può vedere con il telefonino, si può vedere col tablet, si può vedere in tutti i modi possibili e immaginabili. Principali milestones della nostra, principali pietre miliari, per non voler usare per forza termini inglesi. La società è stata costituita 5 anni fa, è del luglio del 2012, ma con un management già navigato sia in termini di conoscenza del business specifico, sia navigato perché tutti quanti avevamo precedenti esperienze anche di management in società quotate. Quindi, pur essendo appena nata, quasi subito ha cominciato a stipulare contratti molto interessanti. Un output deal con Sky. L'output deal è una tipologia di contratto che c'è in questa industry particolare, per cui in pratica si ha la certezza del collocamento del prodotto addirittura prima ancora di avere il prodotto. Quindi dopo pochi mesi dalla nascita già aveva conseguito questo tipo di risultato. Poi un volume deal con Rai Cinema, che è un po' diverso. Poi io mi fermo qui anche dopo, quindi potete farmi tutte le domande sia di tipo sul business, sia eventualmente su technicality un po' più financial. Nel giugno del 2014 la società è stata quotata sul mercato AIM e poi ha continuato a fare accordi importanti con tutti i principali player del settore. Per esempio, a novembre 2015 è stato stipulato il primo accordo di coproduzione. Nel dicembre 2016 primo contratto con Netflix, che è uno dei principali player del mercato e soprattutto è quello che sta galoppando di più. Abbiamo rapporti e contratti con tutti i principali player del settore. Per quello che riguarda i cinema abbiamo accordi con UCI Cinemas and the Space, che da soli rappresentano grosso modo il 50% di tutto il mercato cinematografico, in particolare per quello che sono i nostri film. La distribuzione un video è affidata a Rai Cinema, che ha tutta la sua distribuzione dei DVD fisici, e a Mondadori per quello che riguarda le edicole. Le vendite dei diritti per la televisione, pay TV e free TV vengono fatte ai broadcaster che trasmettono in lingua italiana, quindi Sky, Rai Cinema, Mediaset e anche la televisione della Svizzera italiana. I new media vengono collocati sul mercato attraverso tutti gli operatori principali, che sono quelli che vedete: Sky, iTunes, Google,
InVision, Cili e Netflix in ultimo. Linee strategiche per l'attività di Notorious. La cosa più importante di questa attività qual è? In considerazione del fatto che il progresso tecnologico è enorme, la cosa importante di questa attività è la disponibilità dei contenuti. Cioè, l'importante è che Notorious, vale anche per tutte le altre società, ma io parlo della mia, abbia la titolarità di contenuti che può economicamente sfruttare in tutti i media possibili. Quindi, noi abbiamo canali di acquisizione dei diritti, che significa lo sforzo di essere presenti su tutti i mercati per poter in tutti i mercati poter acquistare a prezzi corretti i titoli che ci servono per poter alimentare la nostra library e successivamente sfruttare in tutti i canali che esistono. Un rafforzamento, quindi ampliamento della library, sviluppo del nostro business attraverso produzioni e coproduzioni. Noi abbiamo, diciamo, ormai da abbiamo 5 anni di età in tutto, ma da quasi subito abbiamo cominciato a virare verso la produzione. Cioè, i diritti vogliamo sempre di più, vogliamo essere proprietari dei diritti sin da quando il diritto nasce. Diciamo, esiste un pericolo in questa industry, che il produttore, grazie a tutta la tecnologia che viene messa in campo via via, che il produttore riesca, premendo un semplice bottoncino mentre sta a Hollywood, a programmare la fruizione dei contenuti media del suo film in tutto il mondo e in tutti i canali semplicemente schiacciando un bottoncino. Questo cosa comporterebbe? Comporterebbe la caduta di importanza dei distributori locali, che sono quelli che in questo momento fondamentalmente hanno il mercato. Quindi, nel momento in cui invece noi abbiamo virato sulla produzione e quindi diventiamo sempre più i proprietari dei diritti che andiamo a sfruttare sin dalla loro fase genetica, abbiamo la possibilità di sfruttarli innanzitutto senza limiti di tempo, senza limiti spaziali, perché li possiamo sfruttare in tutto il mondo, e senza limiti di tecnologia. Quindi abbiamo i diritti sia per la televisione, che per il cinema, che per l'home video, che per qualsiasi piattaforma, eccetera. Linea strategica è anche quella: noi adesso siamo quotati sul mercato AIM. La linea strategica è quella, prima o poi, di passare al mercato ordinario, perché c'è maggiore liquidità, perché c'è un riconoscimento del valore della società che è più immediato. E questo passaggio, che verrà evidentemente collegato con un aumento di capitale, avverrà solo e se avvenga in connessione con una operazione straordinaria di crescita per linee esterne. Se non ci si se non dovesse esserci l'occasione di un'operazione straordinaria interessante, probabilmente rinvieremo questo progetto via via nel tempo. I principali risultati economici di questo quinquennio. Vedete, non siamo una società grande, ma comunque siamo una società che rende, che ha avuto in questi anni una stabilità di formazione, di risultati economici positivi veramente invidiabili. Se vedete i risultati in termini percentuali, diciamo, sin da subito, non dico il 2013 che è stato il primo anno di attività effettiva, ma già dal 2014 la società ha raggiunto risultati in termini percentuali di EBITDA, EBIT, risultato netto, sicuramente molto buoni e sovraperformanti, quantomeno rispetto a quello che è l'industria e il mercato di questo tipo di società. Per quello che riguarda i risultati patrimoniali, la situazione patrimoniale, faccio notare, per esempio,
come le immobilizzazioni, qui non si tratta di palazzi, ma si tratta di diritti, hanno un importo relativamente modesto se rapportato al patrimonio netto. Questo che cosa significa? Significa che non ci sono in futuro aspettative di grossissimi ammortamenti, perché la società, come politica contabile, porta a costo dei diritti che acquista via via una grossa parte nei primi due esercizi dopo che ha acquistato il diritto. Questo, diciamo così, significa in una certa misura che c'è poco rischio, diciamo, per il futuro. D'altro canto, la tipologia di clienti che serve fa sì che c'è poco rischio anche di credito, nel senso che è possibile che la RAI fallisca, che quindi non ci paghi le fatture? Sì, da un punto di vista filosofico è possibile, tutto è possibile. Che Mediaset non paghi le fatture, che Sky Cinema, che Sky non paghi le fatture all'anno dopo. Sì, è possibile, però onestamente il rischio è molto, 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 molto più basso che il rischio di insolvenza di qualsiasi business in cui ci sono tanti piccoli negozietti, ognuno dei quali può andare in default. La posizione finanziaria netta che voi vedete lì tra parentesi è perché è positiva, come ci insegnano gli analisti finanziari. Non ha mai fatto ricorso al credito la società, lo farà in futuro, se serve sì, però finora non ce n'è stato bisogno, e in linea di massima ha sempre una posizione di cassa tranquillizzante, diciamo così. Ha adottato una politica di dividendi costante, cioè ancora prima di essere quotata ha deliberato una politica, ha detto noi vorremmo tutti gli anni distribuire un dividendo nella misura del 25% dell'utile calcolato con i principi contabili internazionali, quindi sottraendo, per così dire, la delibera sulla distribuzione di dividendo, non so, alle necessità personali del socio di maggioranza che dice quest'anno mi servono i soldi, allora delibero un dividendo. In linea di massima, noi abbiamo voluto dare una comunicazione al mercato di una certa stabilità, nonostante sia una società nuova e piccola. Ho anticipato qualcosa di quello che era scritto qui. In effetti abbiamo distribuito quindi sia nel 2015 sia nel 2016 1,8 milioni un anno e 1,2 milioni l'anno successivo, qualcosa più del 6% di dividend yield. Quindi abbiamo un'altra cosa, noi in linea di massima, cioè noi quello che facciamo è che presidiamo tutti gli anelli della catena di formazione del valore, quindi personalmente partecipiamo ai mercati, studiamo le sceneggiature dei film, abbiamo la distribuzione cinematografica, cioè non ci affidiamo a terzi per andare al cinema, li portiamo direttamente noi. Abbiamo una elevata redditività sia passata per questi 4 anni che prospettica, e ci stiamo avvicinando sempre di più alla produzione. Alcune delle queste cose le ho dette prima. Stiamo attenti, nonostante siamo una società quotata, quindi che vive tutte le problematiche sulla liquidità del titolo, piccola, grande, volatilità del titolo, però la nostra attenzione principale è sul business nostro, cioè ci interessa il fatto che il mercato ci guardi, cerchiamo di dare comunicazione e comunicazione finanziaria, se possibile ben fatta, accettiamo ben volentieri tutti gli inviti come quello di questa serata per trascorrere del tempo con potenziali investitori, ma il nostro focus principale è sulla gestione del business e sulla redditività delle singole operazioni di business che facciamo. La quotazione in borsa ci dà un vantaggio competitivo rispetto ad altri operatori perché ci obbliga, per così dire, alla trasparenza, e ci dà molto più spesso
che è ad altri operatori una vetrina in cui parlare del nostro business. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande, curiosità potete soddisfarle sia immediatamente nei limiti dei pochi minuti che abbiamo ancora disponibili, sia lungo la serata in cui io mi fermerò con tutti quelli di voi che ancora resteranno. Grazie. Grazie a tutti. A questo punto chi avesse volesse fare delle richieste in merito alla piattaforma, all'utilizzo della piattaforma, come chiedeva forse prima il collega, cioè il collega Luca, rimane un attimo qua con la piattaforma collegata, quindi potete avvicinarvi e vedere tutto quello che vi interessa. Diversamente è pronto l'aperitivo e quindi possiamo recarci nella stanza adiacente. Grazie ancora.